stava cercando. Ci ha trovato prima lui. E Karkadir ha detto che sicuramente qui ci sarebbe stata la nostra bellissima città eterna. Peccato che si chiama Temis qua. Sì, esatto, che prima era Arkham. E adesso dovremmo essere su Facebook perché la Qua diretta si mi fa vede. vedere del Habemus video. facem liber. Non Oh, sono non sicuro penso ci che si sia così, senta a però. questo punto, però se ci fate sapere se si sente anche su Facebook sono più contento. Non farlo tu Roberto perché sennò come l'ultima volta si sente l'audio di sottofondo. Ma questo potrebbe essere il momento della Ma è stato prova. quando mi hai scritto a me che sentivi un ritorno? Si Sì, sente, si esattamente. sente. Ah, si sente. Comunque, siamo andati appunto ad Arkham barra Temes, Ter Arkham. Artemis. Prima ancora di entrare in città abbiamo ucciso una guardia, credo. Se non lo sei tu. Mi pare di ricordare. Abbiamo scoperto che non possiamo ferirci tra di noi, ma possiamo ferire tranquillamente gli altri. Uccidiamoci Sì, tra di tra. noi a quanto pare c'è qualche forza strana che ci impedisce di scatenare il nostro odio e rancore Esatto. ormai represso da chissà quanto tempo. Abbiamo appurato che sia noi abbiamo dentro le ultime scintille di Dracolo rimaste e che questo è ciò che ci rende particolarmente più potenti. Ma tu di qua quanto hai sentito di questo? Perché io ho sentito solamente qualcuno vuole ucciderti, gli devo dare fuoco, mi manda qualcuno che dovrò uccidere. Hai sentito che uccidi. Ah, ok. Quindi Crosso! Mi vabbè. sembra giusto. Però, da esterno. Potremmo dire questo, ci ha parlato la tua ex quasi sposa, che in realtà non è lei, ma è il sole, No, povera che sta Del. cercando di non far risvegliare il marito, che invece Un po' più l'imperatrice vuole. succinto però il È la riassunto, eh? difficoltà di ricordarmelo. Comunque, alla fine siamo finiti nel ristorante di Isael, che da bravo vecchio decrepito ci ha servito dei ravioli. E è arrivato Eibon, si è scatenato l'inferno. Io sono andato via con Karkadir, cioè Grimdan, e loro sono rimasti a massacrare Eibon. Giusto, perché Eibon, come doveva essere, è stato massacrato. E a proposito invece delle birre che ci ha regalato Pietro, sono bilde della Gilda dei Nani Birrai. Ce ne Che è sono un tre nome diversi fantastico. tipi Io ho preso e la Draconis. la Draconis, la Cordis che è una Strong Scottish Ale e la Shire che è al peperoncino. Io invece la mia è una Belgian Golden Strong Ale. Abbiamo una bottiglia per ogni tipo a testa. Io Io questa. partirò col peperoncino. Manto, tu partirai con la Scottish perché ho già portato questa e t'attacchi. M'attacco. L'altra cosa, prima di iniziare Exalted, è che hanno fatto delle domande a il DM risponde. Là là. E dato che le domande sono tante, inizieremo a farne una o due alla, a puntata, in modo da avere qualcosa per ogni puntata. Ah, c'è una domanda prima di iniziare così? Ce n'è più di una, sono abbastanza collegate una all'altra, ma inizieremo con le prime due. Siete delle persone religiose? Per tutti quanti? No. Ni? Allora, per due di noi almeno no. Ok, io e Annie, fino a prova favorevole. Sei un agnostico. Forse me la puoi Contrario però. scrivere? No, forse perché l'ho detto al contrario, quindi non te la scrivo. Perché? È un Comunque, agnostico. se mi provano che non c'è niente, ci crederò. Probabilmente ci crederò. Se mi provassero invece che c'è qualcosa, ci crederò uguale. Io credo di essere in realtà un agnostico del secondo tipo. Di Del livello settimo come il settimo giorno. No, perché ci sono giorno. due tipologie differenti. Ma ci stiamo Sì, allargando. Di infatti. settima dimensione. Sono un lupo. Nei giochi GDR, la religione che posto ha per voi è centrale per la storia o è meno importante? Beh, se avete ascoltato Fumble, avete notato che per me, per quanto io sia ateo di mio, la religione è sempre importante E nelle sec partite che secondo facciamo. me è bellissima la domanda perché tocca un punto del gioco di ruolo che a me sta molto caro, che è quello appunto della mia posizione religiosa. Se ci fossero persone in grado con una parola e una preghiera di guarirti uno squarcio sul braccio che richiederebbe 30 punti, Hai io voglia se ci credo. inizierei a tenderci al credere. Soprattutto se si arriva a riportare in vita la gente. In più, in qualsiasi campagna, se la giochi un certo tipo di livello di magia e ci sono sacerdoti, puoi non essere religioso, ma diventa parte
grossa della campagna, la religione. Mm-hmm. Perché se c'è un chierico, anche il master cerca di andare e a fare cose. Hai avuto la visione, o seguendo i paradigmi di questo dio, sei andato, hai trovato quell'avventura, sei un buon master. Mm-hmm. E quindi è quello importante. Poi chiaramente immagino che anche voi due, che non siete credenti, se arrivasse uno e con una mano riporta in vita una persona, inizia a dire, forse c'è qualcosa. Ma, e questa è una la necromanzia. Questa è, tra l'altro, questa è una domanda che non sarebbe proprio quella dopo, ma c'è anche quella domanda. E la domanda è, qual è il rapporto tra la magia e la religione? Nel senso, in alcune ambientazioni, tipo i Forgotten Realms, esiste la divinità della magia. Tutta la magia, che sia arcana o divina, dipende da questa divinità. Quindi come fai a separare quello che è divino da quello che è arcano, e come potresti essere sicuro che quello che ti sembra divino non sia arcano? Secondo me l'arcano è più quasi matematica. Cioè il mago deve recitare le parole in quel modo e fare, come la vedo io la magia arcana. Ah no, perché no? Perché no, no, come la vedo io non nel Forgotten. Perché se pensi c'è lo stregone. Io come vedo, invece... come vedo la magia arcana, difatti lo stregone è un po' diverso. È l'artista. La magia arcana secondo me è perché tu stai usando della scienza per far accadere delle cose. Mentre quello divino è una preghiera. E la differenza grossa anche lì negli stregoni è che un mago arcano può tranquillamente lanciare, almeno in un'ambientazione così, un incantesimo, se non ci fosse, a parte Forgotten, che è proprio linkata la magia, in un mondo senza divinità un mago arcano spara le palle di fuoco. Sì. In un mondo senza divinità un chierico non si fa santuario. Ti dirò, io invece la cosa della magia e la religione sono staccate. La religione in un mondo pieno di magia torna comoda nelle storie quando la magia diventa molto forte. Perché a un certo punto... gli utilizzatori di magia possono diventare sostanzialmente delle specie di divinità in terra. La religione ti serve a stemperare il loro potere nella versione più semplice, meccanica, anche proprio. Perché diciamo poi nelle prime edizioni soprattutto il chierico era lo stermina maghi, peraltro. Perché c'era questa cosa che li teneva, cioè sì, ok, potevi essere il mago più forte del mondo, ma se ti arrivava il paladino avatar della divinità ti faceva un mazzo tanto. E ti dirò, ad esempio, c'è un libro che sto leggendo giusto ora, è un mondo fantasy, c'è magia, ci sono diverse tipologie di magie. Ogni nazione, ogni popolo, e all'interno di ogni nazione ci sono religioni differenti, che sembrano tutte in qualche modo essere vere, ma non c'è la dimostrazione che che una singola divinità sia reale. Ok. Però qui allora ti potrei dire la frase che non so se dobbiamo sapere di Claudio prima. Si potrebbe dire, ma non viene considerata magia tutto quello che non si riesce a comprendere? Ad esempio in questo caso. E io invece ho avuto modo proprio di fare la discussione in gioco. Io facevo un mago e c'era un chierico che se la menava tantissimo, perché solo noi siamo i portatori in terra della volontà degli dèi, perché noi eseguiamo la loro volontà. E ho detto, sì, però alla fine della giornata voi dovete eseguire dei rituali per lanciare degli incantesimi in modo che la vostra divinità vi dia dei poteri, esattamente come lo dobbiamo fare noi. Dal mio punto di vista facciamo esattamente la stessa cosa, solo che voi pensate di essere più vicini alla divinità di quanto non lo pensi io, perché il mio personaggio è ateo. Sì, ci sta, ma poi c'ha anche molto senso. E interpretava la magia, però era perché... soprattutto in Dungeons and Dragons la magia divina comunque deve rispettare i rituali, per cui non è invoco la divinità e chiedo semplicemente Tempus dammi la forza. C'è un rituale da fare perché Tempus ti dia la forza, però è un po' diverso da quello del mago. È un po' diverso, ma il risultato è lo stesso. Sì. Devi comunque anzi addirittura il chierico in questo caso, vista così, passa anche per un intermediario prima, perché lui non riesce a farlo da solo. E non solo, Tempus in quel caso comunque dipendeva dalla divinità della magia, che se caso sarebbe stata più vicina a me di quanto era vicino a lui alla sua divinità. Quindi era un discorso molto interessante. Sì, è un discorso molto interessante. Ma infatti un sacco di storie, di libri e quant'altro si svolge sulla sottile linea di differenza tra la magia e la non Forgotten, la perché ho letto i libri di Canterly. No, Forgotten no, però Forgotten anche quella è la particolarità, perché qui Forgotten è tutto agli estremi. Esatto. Sì, tutto. E tutti agli estremi, perché ci sono i maghi, che ci sono i contadini che esplodono in palle di fuoco, perché se leggi i libri di Elminster iniziano con i paesani che sono maghi di decimo e li lanciano il ventesimo,
arrivando a chierici tipo Cadderly che fanno i miracoli così. Comunque, abbiamo altre domande, risponderemo nelle prossime puntate. Intanto spero che queste risposte vi siano interessate e vi stimolino a discutere nel vostro gruppo. Ma passiamo al succo. Parlando di dei, torniamo a Exalted. E Isael, il vecchietto del ristorante di ravioli, che erano in grado di ridarvi i moti di essenza consumati, è appena spirato davanti a voi dopo aver sfiorato la scintilla di drago liberata da Eibon. Grimdine non è lì con voi. Eongo e Rama si stanno guardando e Rama si avvicina al corpo di Isael. E Matteo, se cerchi le matite, sono nella cassettiera sopra. No, lì c'è una doppia cassettiera. Bravo. Cerca in quella cassettiera. Si avvicina al corpo di Isael, gli chiude gli occhi con una mano e recita una piccola preghiera di cui tu, Alcanfer, non senti quasi niente, perché senti qualcosa prenderti per la collottola e trascinarti indietro. Mi lancio una fiammata dietro di me. Ti ritrovi in un posto completamente diverso dalla locanda dove ti trovavi fino a un istante prima. Faccio un anello di fiamme intorno a me. Chi osa prendermi e portarmi in giro? Così senza la mia volontà voi non sapete chi sono io. No, no, lo so, non ti preoccupare, Al. Carkedir. E chi altro? Quanti ne conosci che sono in grado di teletrasportarsi con precisione chirurgica? Non potevi farmi prendere prima quello che dovevamo prendere? Cosa? La scintilla. Ma la scintilla tanto non la possiamo prendere. Come no? No, l'abbiamo liberata. E la lasciamo lì a quel pezzente? Ci sono Ongo e Rama. Lasciamo lì a quei pezzenti? E vuoi portarteli dietro per sempre? Perché per la scintilla devo portarmi indietro anche loro? Esatto. Bene, dove andiamo? Il mio potere è grande, non ho bisogno di supplementi. Ho avuto modo di parlare con la signora luminosa. Mi ha detto che c'è un'altra scintilla che potremmo essere in grado di liberare in tre. Senza portarci dietro Ongo e Rama penseranno a proteggere la scintilla di Eibon. E quel fastidioso perché qualcosa c'è cioè, uno scoiattolo. Fastidioso so tutto io, la giustizia, la luce. L'ho lasciato a Temes. Mi sembra un'ottima idea. Beh, quindi dai miei calcoli siamo a circa 9.475 km da Temes. Ci metteranno un po' di tempo a raggiungerci. Sai dov'è, come si chiamava? Dov'è Grinden? Era con te? Ah sì, stava raccogliendo qualcosa da quel carro laggiù in fondo. Dove sono? Sei in mezzo a una pianura, c'è una strada sterrata che prosegue. Grimdan è effettivamente vicino a un carro e sta spunzecchiando le scatole, aprendole con il pugnale per guardare cosa c'è dentro. Il carro ti sembra di fattura particolarmente costosa. Nice. E in lontananza ci sono delle montagne con la cima innevata. È una bella giornata. È una pessima giornata. No, è un'ottima giornata. Vai vicino verso il carro. Grimdain. Oi. Come ha detto che si chiama? No, tu non c'eri. Quando? Carkedir, tu lo sai. Come ha detto che si chiamava? Isabella. Chi? Isolda. Cosa? Eibon è stato mandato da qualcuno. Dall'imperatrice. L'imperatrice. Perché Isabella? Non lo so, è un nome abbastanza imperiale. Isabella. L'imperatrice Isabella. E il vecchio rincoglionito Isael è quasi uguale. Un bardo capirebbe. Isa brutta. Ecco. Grindain, io mi siedo sul carro, mi appoggio sulle casse. Quando ti appoggi sulle casse. A cavallo le gambe. Esce un braccio. Non delle casse. Prendo il braccio, lo rimetto dentro la cassa per farmi più comodo e mi siedo. E comunque non abbiamo ucciso nessuno, A proposito di questo. No. Nessuna persona. Solo elfi. Esatto. Guardo le la mano ancora che pensano un po' a schiacciare la casa. Do una botta con il culo per chiuderla e schiacciarla. Voglio parlare di una cosa seria, Grindel. Sì?
Devo bere? Ma se vuoi. Ti ha mai fermato? No. E allora? Sono finiti quei tempi. Quali? Sì, mi siamo smarrisco per tipo un minuto. Pensando ai vecchi tempi. Fare. È la vecchiaia. Sì. No, ecco. Miliardi di anni sulle spalle. Grimden, sai qual è la cosa migliore delle fiamme? La cosa più affascinante delle fiamme? Che bruciano locande? Sì, il loro potere distruttivo. Chiaramente questa è in testa. Ah, ok. Ma io mi riferivo, sai qual è la seconda cosa più importante? Che ci cuoci l'arrosto? Quello rientra nel potere distruttivo. Oddio. Non è distruttivo. No. Beh, sì, un gatto arrosto fatto bene. Ma distrugge la pelle. Fino a renderlo croccante. Ma non importa. Stavo cercando di dire qualcosa di serio. È diventato lui il corruttore stasera. Il cambiamento è la cosa più importante delle fiamme. Mm. Siamo di nuovo vivi. Ti dovremo chiamare Alcanferina. Non quel tipo di cambiamento. Ah, no, perché anche, io l'ho fatto più di una volta. Anche se ormai, visto che Del non c'è più, quello non importa. Ma tornando al discorso, ne parliamo tra un mesetto, eh. Maledetto te e la tua vocina. Siamo sopravvissuti. Abbiamo un potere più grande di qualsiasi altra creatura su questo patetico e stupido universo. Sì, vero. Ho pensato di provare quella cosa che diceva Ungo. Magari senza però Ungo e Rama. Perché secondo vuoi me sono... Vuoi aprire un ristorante di ravioli? No, voglio provare questa cosa dell'altruismo. Altru che? È... Cioè, so cosa vuol dire, non ti ci vedo. Ecco. È tipo, da quello che mi ha spiegato Ungo, è tipo quando fai qualcosa non solo per il dio per paura di una punizione, ma senza motivo di buono per qualcun altro. Ah, ma lo facciamo sempre che facciamo qualcosa. Come quando ti ho portato via dalla locanda, l'ho fatto per te, mica per me. Potevo lasciarti lì, ho preferito portarti qua. Sono un altruista. Ecco, vedi, io non l'avrei fatto. Perché? Perché usare il mio potere quando ti potevo lasciare? Che vantaggio c'avevo a riportarti qui? Ah, nessuno. È divertente. Forse dovrei provare a cercare un po' di divertimento in quello. Sì. Oh, sul divertimento noi siamo bravissimi, guarda. Siamo assolutamente non egoisti sul divertimento. Beh, possiamo fare questa prova. Sì. Tanto non abbiamo nessun pericolo e nessun problema a questo mondo. Dobbiamo trovare però l'imperatrice e annichilirla. Ma prima dobbiamo recuperare più scintille possibili. Ma, e qui ti fermo, ma l'imperatrice la uccideremo e distruggeremo la sua anima consegnandola alle fiamme eterne e diventerà cenere che poi spargeremo per questo mondo. Per fare un favore a qualcuno. Per fare un favore al popolo. Quale? Prendi, scegliene uno, quello che ti piace. Non gli elfi a quanto pare. No, gli elfi no. No, iniziando da adesso. Ah. Poi non vi obbligherò a fare... Io cercherò di farlo perché voglio provare questa cosa. Siamo immortali? Siamo eterni? Io sì. Un giorno proverò questo, un giorno proverò l'altro, vedremo come va. Io non lo so se voi siete immortali. No, sì, lo siamo, figurati. Non si può spiegare tutto. Cioè, non si può spiegare tutto questo. E mi indico da solo. Sei blu. Questo ben di Al. Come hai pensato di fare il bardo? Ho fatto il comico in un locale una volta. Io una volta ho dato un fuoco a un bardo. Non però mi stupisce, vabbè, per nulla. Brucia meglio il legno comunque. Ad ogni modo, il mandolino era una favola. A parte il pic delle corde. La donna luminosa. Cosa voleva? La signora delle fiamme. Mi ha detto. Le fiamme non hanno signora. Avevano una signora. Vabbè. Volevo vedere se si zittiva. La signora che sta in cielo. Va bene? La palla. Beh, non è una palla. Sì, delicato, è un drago. Quindi. Arrotolato su... Ma comunque, non entriamo nei discorsi. Mi ha detto che qui vicino c'è una scintilla imprigionata. Scintilla uguale potere, però questa la possiamo prendere. Scintilla uguale persona, che potrebbe esserci utile. Altruismo. Giusto, andiamo ad aiutarla. Ci saranno dei signori, dei draghi da uccidere. Ma lo facciamo per qualcun altro, quindi è per il bene. Ero sicuro che si sarebbe potuto trovare un accordo su questa cosa. Ottimo. E poi comunque ho detto che io sarò altruista. Se poi c'è qualcuno da uccidere, magari se io lo scaldo solo un po', basta che non lo uccido, non è un problema. Poi ci potete pensare voi.
Siete voi che non siete altruisti, non io. Anzi, io sono altruista perché permetto a voi di farlo. Carchedi, hai ancora il libro delle risposte universali? Non ho mai avuto il libro delle risposte universali. Eppure ogni tanto rispondi come se avessi il libro delle risposte universali. Perché ho vissuto molte vite prima di voi e sono molto più saggio di quanto lo siate voi. Quindi la tua saggezza equivale a un libro da pochi spicci? No, la mia saggezza equivale a migliaia e migliaia di vite passate a vivere tra voi umani. E le anche... nostre vite valgono un libro da pochi spicci. Sì, ma molti, ma molti pochi spicci messi insieme fanno un bel gruzzolo. Quindi ho un bel gruzzolo di conoscenza. Sì, dei paperoni. Comunque, che vuoi? Che vuoi chi? Tu, la conoscenza, cosa vuoi? Non voglio niente. Ah, sei altruista anche tu? Ma no! È in questo momento che non voglio niente. Se non vuoi nulla... In questo momento, magari tra 5 minuti voglio 2 birre. Comunque, conosco il nome della creatura che dobbiamo salvare. E sarebbe? Slain. Se cadere la cassa che stavo aprendo. Non ho idea di chi sia. Perché me lo ricordo? Non lo so. Dicono che sia un uomo bestia o qualcosa del genere. Ma è un uomo bestia o una bestia d'uomo? Sai, c'è una leggera differenza. Credo un po' di uno, un po' dell'altro. Dove l'abbiamo già sentito? Non lo so, forse in un'altra vita. Forse i nostri corpi l'hanno già sentito. Forse il tuo corpo l'ha già sentito, Green Knight. Il tuo corpo... No, non intendo credo. In quel senso. Dimmi dove ti ha toccato. Una bambolina. No. Prendo il carchede, penso qui. Vabbè. Una spalla. Slain, particolare. Slain, non lo so, il nome non è che ha un buon suono, senti com'è. Slain. Fa il suono di una spada. Mi sembra più Nash. Nash? Slain. No. Boh. Quelle che sulle murales di Pingo. Beh, ma andiamo a uccidere qualche signore dei draghi, tanto se siamo qui a annoiare. Esatto. Slain è tenuto prigioniero in una fortezza. Cioè, certo che già uno che è prigioniero parte male, per essere d'aiuto. Però in una fortezza non ti ricordi quanti bei ricordi in una fortezza. L'esaedro, Emiconidi. E chi? Rivado su per un minuto. E comunque, dicevo, Green Knight, si sta... L'altruista, Si trova in questa fortezza, è tenuto... sotto stretta sorveglianza tutto il giorno da 154 signori dei draghi. 154, qualcosa del genere. Un numero un po' del cazzo. Beh, io ne prendo, non sono molto bravo in matematica, però tipo una settantina a testa dovrebbero essere. Siamo in tre, veramente sarebbe una cinquantina. No, va bene una settantina a testa, io faccio quel che avanza. Cioè 8. Se vuoi risparmiare le forze, sarò altruista e ci penserò io. No, andiamo. Si può fare a metà. Quanto sei altruista? Certo, non voglio toglierti il gusto. Ha dei problemi con la definizione di altruismo? No, è perfetta. È la stessa che avrei dato io. No. E dovremmo capire come entrare. Perché dalla credo porta? Sia sottoterra. Ok, non problema. Che lui si è incatenato di sotto perché era particolarmente robusto e forte. Non c'è un'entrata? No, credo che l'abbiano tolta apposta. C'è un qualche vulcano dormiente o attivo lì nelle vicinanze? Ma non ho molto voglia di entrare in un vulcano io. Beh, posso farlo io. Ma tu puoi, ma io come ti seguo? Beh, ma io lo faccio per poi far uscire altra cosa dal vulcano che probabilmente... Vuoi far uscire la lava? Beh, così entriamo facilmente. Bruci questo Slain? Beh, è molto resistente, ha detto che è robusto. Sì, ma non sai a cosa. Vabbè, se... tutti sono un po' resistenti alla lava, dai. No? No? No! Ah, ok. Pensavo fosse un po'... No. Adesso mi domando perché l'ho preso. Perché l'ho preso? Perché posso risvegliare un vulcano? No, non è abbastanza. Comunque, come fai a sapere che sono 154 e non sapere dove si può entrare?
Perché la grande signora che sta nel cielo, come tutte le grandi signore che stanno in cielo, ti dice quel cazzo che ti vuole. Dice solo alcune delle cose. Eh? E poi devi provare. E poi se non la indovini ti dicono, non mi ascolti mai. Esatto. Okay. E ecco. Tu devi provare di essere il prescelto che bla bla. Adele era diversa. Lei aveva qualcosa di sensato da dire. Brucia! No, mal di testa. Quanta no. Quella è stata la cosa più sensata che gli abbia detto. Pensa avere tanti piccoli al cancer che girano e danno fuoco alle cose. Ah, no, basta sognare però. Comunque, abbiamo delle cose da fare. Boh, proviamo ad arrivare da quelle parti dove c'è la fortezza e vediamo che fare. Ok. Se non abbiamo altri dati? Non so neanche esattamente dove sia la fortezza, se per questo. Cioè, cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo andare a sondare il terreno da qui? È un'ottima idea, potrei provare a sentire le linee del drago. Ho imparato come si fa. Ecco, bravo, perché quello lo sai fare tu, ma io no. Che linee? Del drago. Che drago? Perché non erano le scintille. No, noi cerchiamo le scintille, ma ci sono le linee del drago su Erat. Bravo. Ah, tipo Ley Lines. Non è saperlo. Tu non sei mai avuto, sei mai stato un grande intenditore di queste cose. No, ma ho. Te l'ho detto che ho dei sogni, delle immagini strane su questi due draghi. Sono sconce. Ancora, è legale in 42 stati, non ti preoccupare. Sì, ma sono solo 5 di stati qui. Beh, dipende come conti, so, gli stati non elfici. Non conosco questo mondo, ho sparato un numero a caso. Comunque dovrebbe essere di là. Indica verso le montagne. E andiamo. Ok. Prendo dietro un bariletto da 5 litri di birra che c'era sul carro. Anch'io bevo un po' di birra. Quella al peperoncino è molto buona. Se anche pensare quella... a chi ci sta ascoltando, e la potete comprare online a gildadeinanibirrai.it. Anche quella scozzese mi sta andando giù, che è una meraviglia. E questa qui piace, io non sono un gran fan della birra. Grazie, grazie Pietro. Vi avviate, non sapete nemmeno dire se sia nord, sud, est o ovest, sapete solo che di là ci sono le montagne e poi vedete il resto del corpo del drago su cui camminate entrare in cielo, e lungo la strada vedete che ci sono delle piccole costruzioni, non vi sembrano proprio fattorie perché sono troppo costruite bene per essere delle fattorie. Hanno rifiniture in oro, hanno delle finestre con il vetro, che è una cosa che i contadini in genere non si possono permettere. E vedete che tutte le persone che vedete lungo la strada sono elfi e si stanno tenendo accuratamente a distanza da voi. Dal carretto? Dal carretto. E da voi che camminate, perché il carretto non ha i cavalli, o lo tirate a mano. Giusto, stiamo tirando a mano. Sì, ok. Quindi sì, si tengono lontani anche dal carretto e da voi. Dei tizi che stanno trascinando un carretto a mano. E Karkedir che vi illustra: ecco, queste sono fattorie elfiche. Come potete vedere alla vostra sinistra, almeno fattorie credo, elfiche. C'è scritto così. Se leggi sopra, fattoria, c'è scritto veramente fattorie elfiche sopra. Tu eri l'unico altro che era in grado di leggere. Mi pare di sì. Le rune di questo mondo. Quindi puoi provare a fare una prova, perché oltretutto è anche elfico. Come funziona? Il sistema è sempre lo stesso di vampiri, quindi dovresti tirare intelligenza e lingue. Intelligenza. Dai da 10, no? Sì. Intelligenza e lingue. E i successi erano? 7, 8, 9, 10. E l'1? L'1 non annulla i successi. Quindi 4 successi. Ok. Effettivamente... So l'elfico. Capisci l'elfico. Non, forse non sei in grado di parlarlo correntemente, ma almeno capire cosa c'è scritto sì. E effettivamente quello che vedi sopra sono nomi delle fattorie, per cui fattoria Olithin, fattoria Landmirt, fattoria... Come devono
essere caduti in basso su questo mondo gli elfi per avere delle fattorie. Ma per me qui allevano gli elfi. Ah. Non erano nelle foreste di solito? Sono elfi che allevano elfi, perché vedo che stanno lavorando i campi. Degli elfi? Sì. Non ho mai visto un elfo lavorare i campi. Andiamo a vedere. Vi avvicinate e vedete che ci sono diverse persone al lavoro nei campi, in ogni singola fattoria. Questa in particolare è una delle più piccole che avete visto. E comunque conta 6-7 persone che stanno lavorando nei campi. La maggior parte sta effettivamente zappando la terra. Ne vedete due che stanno con una mano allungata a zappare la terra con la magia e stanno semplicemente muovendo gli attrezzi con il pensiero. Sono un po' sporchi? No, sono quasi completamente puliti. Vi si avvicina uno... No, io appena arrivo di fianco al campo che li vedo, metto le braccia sul i pugni sui fianchi, mi ergo e faccio: voi, paesani! È arrivato l'arrotino! Uno di loro si sta avvicinando, uno di quelli che stava usando la magia per muovere gli attrezzi. Vedi che gli attrezzi vanno avanti a muoversi per i fatti loro. Viaggiatori. Buongiorno! Buongiorno. In cosa possiamo aiutarvi? Pensavo di essere io a chiederlo a voi. Pensa che può aiutarci qualcuno. Altruismo. Appunto, per quello. Ho un'idea, aspetta. Sull'altruismo. Mi dispiace, non credo che tu sia in grado di aiutarci. Penso che... Beh, scusa, dicevi Grimden. Avete per caso disperso dei cari? Aiutarci? No. Dei parenti, degli amici, sono andati in guerra e non sono più tornati? Non uno abbiamo guerre qui da 300 anni ormai. Davvero? E non vi annoiate? No, abbiamo da lavorare. Non so, vi serve qualche montagna data alle fiamme perché vi oscura il paesaggio? No, le montagne ci proteggono dalle ore più calde della mattina. Problemi con le pulci, le zecche? No, abbiamo estirpato pulci e zecche e zanzare qualche centinaio di demoni, anni fa. Diavoli, abbiamo creature dall'universo infinito. Abbiamo rinchiuso l'ultimo Satogua una decina di anni fa. Da allora non abbiamo più avuto problemi. Signori dei draghi? Avete rinchiuso l'ultimo Slain. È possibile che fosse il suo nome? Proprio quello che dobbiamo liberare. Intendete liberare il demone distruttore? No. E ting, 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 ting. Stiamo raccogliendo, come si dice, Carchedir. Pareri su quanto sia distruttore e quanto sia pericoloso, perché abbiamo sentito che c'è gente che vuole liberarlo. Per la biblioteca di Alessandria. Alessandria di Temes. Sì. Un distaccamento. Vuole raccogliere una cronistoria dei demoni. In realtà adesso basterebbe accedere alla biblioteca del Signore dei Draghi. Sarebbe, ah, giusto, no, come si può fare? È una questione un po' delicata. Scusate. La biblioteca? No, è vicino a lui. Può prenderlo un po' in privato. Stanno dibattendo da anni se sia, cos'è che aveva detto lui, il demone distruttore, se sia il demone distruttore o il demone o il distruttore di demoni. Sono pochi quelli, vabbè, ci sono. Vabbè, ma non contano, quindi stanno cercando anche di tenere la cosa un po' segreta, perché potrebbero essere, ci sono state compravendite di voti, perché vogliono mettere in chiaro questa questione qui. Se domandassimo a tutti i vostri conoscenti, per loro sarebbe il demone o il demone distruttore? Direi decisamente il demone distruttore, dato che qui una volta era una metropoli. Sì, ma non è sul avete concetto, fatto spazio? Non è sul concetto di distruzione. Non siamo stati noi. No? Non è il concetto di distruzione, proprio come viene chiamato, cioè come vengono spaventati i bambini. Se non mangi arriverà il demone, o se non mangi arriverà il demone distruttore. Il demone distruttore. Quindi secondo lei fa parte di un unico nome? Sì. Mi sembra... Questione risolta, direi che ora ci rimane soltanto da vedere dove è stato rinchiuso. Possiamo incenerirlo per voi? Se voi foste in grado di farlo, credo che ve ne saremmo molto grati. Beh, sicuramente siamo in grado di farlo.
L'unica cosa che... I signori dei draghi non sono stati in grado di farlo. Ma i signori dei draghi... Cioè, dai, lo sappiamo tutti, i signori dei draghi cosa sono... Dai. Sono dei signori dei draghi, ma non sono... Noi? E chi sareste voi? Io intanto mi presento, il mio nome è Elavel. Il signore di questa fattoria. Alcanfer, il di... No. L'altruista! Alcanfer, l'altruista! Lo perdoni, è molto umile. Non vuole dare... sfoggio? Questa cosa del distruttore non mi piace come l'abbiamo detto. È un bel titolo, cazzo. Eh sì. Ti sarebbe piaciuto, no? Io sono Kar, che dire, il saggio. E questo è il nostro compagno, Grimdine. L'astemio. Fai una prova di carisma. Sarebbe bellissimo. Kar, che dire, il saggio, l'altruista, e Grimdine l'astemio. Sarebbe molto bello. Ti prego, fai tanto. Fai una prova di carisma e... diciamo etichetta. Il miracolo etichetta zero. Carisma 2. Vai, potresti fare fumble. No, invece hai fatto 9. Successo. Ah, capisco, sono titoli a cui cercate di arrivare. Beh, no. Ma non una bottiglia. Guarda la bottiglia. A lui piace guardare la tentazione negli occhi. Ah, capisco. Per temprare la vostra forza di volontà. Sì, è una cosa un po' esatto. Tipo monastica. Lui è un seguace di Hongo. Non so se lo conoscete. No, conosco un Oren, ma Hongo non ho mai sentito. Peccato. Quando mi hai detto è seguace di Hongo, è stato... Comunque, Carche di Rizzaggio, Grimdella Stemio, siamo in questa sacra missione altruistica, perché ovviamente io sono all'altruista, per distruggere il demone distruttore. Il palazzo dove è stato... Oltre al sondaggio per il titolo del... Il palazzo dove è stato rinchiuso il distruttore è a un paio di giorni di cammino da qua. Ok. Perfetto. Ma bene. Se volete riposarvi, credo che siate in viaggio da molto tempo. No, sì, un po' accettiamo. Saremmo molto onorati di avere degli stranieri nella nostra dimora. Prego, apri il cancelletto di legno. Grazie. Hai visto che non ho sfondato la porta? Sì, infatti non c'era la porta. Moriabel, vieni a intrattenere i nostri ospiti mentre io preparo le stanze. E si avvicina a questa donna elfica. Non è particolarmente bella come Adele. Nessuno è bella come Adele. E non è zozza come una taverniera di Temes. Buongiorno, ma... donna. Sai che è un vuoto, non mi ricordo come si chiamava la mia, di Professor Sposa. Quella d'acqua. Non ricordo neanch'io. Undin, no. Ma potremmo chiedere alle voci nella testa, che intanto ci chiedono anche di non maltrattare le lepri assassine. Se vi si ricordano come si chiamava la quasi moglie di Grimdale. Buongiorno, donna. Signora. Viandanti, cosa vi porta da queste parti? L'abbiamo già spiegato a suo marito, chieda a lui. Ah, perdonatemi, non volevo essere scortese. Prego, no, accomodatevi. Era un dato di fatto. Bevete qualcosa, vi allunga un bicchiere. Grazie. Della limonata. Io ti do una botta. Ah, ok. Butto giù la limonata. Niente di alcolico, vero? No, sono limoni biologici che facciamo crescere qui. Ottimo! E io la guardo e faccio dietro la schiena. Che significa biologici? Vuol dire che sono fatti crescere senza la magia. Che merda! Io dietro la schiena verso la fiaschetta di rum dentro al... Se non è di vostro gradimento, posso farvi avere qualcos'altro? No, è buonissimo. Dalle mie parti si beve così. Un primo bicchiere, il secondo invece lo butta giù in un colpo solo. Il primo per gli antenati che ci seguono. Ah, per gli antenati, versa un goccio di... Quello è per gli antenati che arriveranno dopo.
Vuoi una correzione? Ho sbagliato qualcosa? No? Allora no. Faccia okay, sparare, per favore. Non ci tenga altro tempo in questo cortile, perché io non credo di poterlo sopportare molto più a lungo di così. Per favore, grazie. L'ha sentito, donna. Quindi cosa facciamo? Come ci intratterrà? Ha un nome questa donna. Donna. Peccato che non ce l'ha ricordi. Sì, che ce l'ha detto. Ve l'ha detto il mio marito, il mio nome è Maravel. Ma lei non ha visto, non ha sentito parlare suo marito, come fa a sapere che ci ha detto il suo nome? Ha le orecchie lunghe. Non vuol dire che ci sentono meglio. Mi ha chiamato Maravel, intrattiene i nostri ospiti mentre preparo la stanza. Ma pensavamo fosse come un Shalafi, che vuol dire maestro, un elfico un po' più antico. Ungolata, vieni qua. Esatto, magari era un appellativo, non sappiamo i titoli che voi avete in questo. È il mio nome, Maravel. Perfetto, come ci intratterrai, Maravel? Gradite mangiare qualcosa? No, vogliamo essere intrattenuti, tuo marito ha detto. Vi posso intrattenere offrendovi da mangiare? Ma non è intrattenere quello. Quello è... Al. Ho detto mi sto innervosendo. Sì. Posso darvi accesso alla biblioteca di mio marito? Bella idea! Ottimo! Così se dovessi provare a capire come mungere un ratto, sicuramente troverò qualcosa. Preferisco del cibo, grazie, Maravel. Gentilissima. Giusto così? Certamente. Si allontana, vi fa accenno di seguirla. Sono in confusione. Vi... sono comunque paesani. Sì, sì. Vi indica un tavolo con delle sedie e vi dice: potete sedervi qui, vi porterò subito qualcosa da mangiare. Certo. Io mi guardo intorno e cerco trappole. Ok, fai una. Ma sono paesani, l'hai detto tu. Di percezione. Se non è il momento in cui decido di essere altruista, arriva qualcuno. Consapevolezza. Persuasione. No, percezione, che persuasione. Percezione. Persuadi le trappole a mostrarsi. Uscite trappole. Fatevi vedere. Trappole. Un successo. Per vedere se c'è tipo qualcuno nascosto da qualche parte, più che trappole. Qualcuno nascosto da qualche parte o vedo confabulare fuori dalla finestra dei tizi di nascosto. C'è un bambino che vi sta guardando da dietro lo stipite di una porta. Lo fisso negli occhi. Ti fissa anche lui e ha lo sguardo fississimo. Lo fisso ancora di più e mi faccio infiammare gli occhi. Lui ti fissa ancora di più e vedi in quel momento che gli brillano gli occhi. Io intensifico le fiamme perché penso che sia normale un bambino. Senti anche un tuddo di fianco. Ti giri, c'è carca di rappoggiato sul tavolo così. Sta facendo un giro. No, no. Dice il bambino. Sta facendo un giro. Perché? Sono ancora qua. Perché? Perché adesso vado a fare un giro della casa. Ah, giusto, io prendo Karkedir. Prendo Karkedir il corpo, lo tiro su e lo appoggio con le stesse cose. E io tiro lo scappellotto al corpo tirato su di Karkedir. Tanto, non sento. Lo senti dopo? No, non sento neanche dopo. E corre via con le braccia verso l'alto, un bambino di 3 anni. Tu girati un attimo, poi vediamo cosa sente dopo. Non c'è bisogno che mi giri, puoi fare quello che vuoi con il suo corpo. Non è, lui non è là dentro, quindi non è essere altruisti, non permetterti di fare cose strane al suo corpo. Giusto. Ah, bella interpretazione. Gli dimostrerò. Può essere altruismo senza anima, cioè. Vi portano una zuppa di sembrano alghe. Io la faccio così. C'è anche un cucchiaio? Sì, di legno. Puccio il cucchiaio, tiro su. Cos'è che è questa prelibatezza? Facendola ricadere. Mi la riguardo. Mi? Miso. La ributto giù. Mi? Zo. Credo che sia rimasta dell'erba. No, è che è il qui dentro alghe. Il piatto. Ah. Alghe? Miso. Sono quelle dei pesci. Miso. No, sono alghe, non sono pesci. No, quelle del mare o del fiume o di qualsiasi. Sono di fiume queste. Cioè ci stai dando da mangiare dell'erbaccia? No, non è erbaccia. Non sono... è male. Prende fuoco il cucchiaio di legno che ho in mano. Non è male, caro. Rovescio piano piano il piatto sul tavolo. Prendo alcune delle alghe con la mano. Le agito un po' così. Prendo un pezzettino. Ok, tira un dado da 10. 3. Fanno abbastanza schifo. Non sei abituato a una roba di questa consistenza e di un sapore così salmastro. Mi faccio venire una fiammata sulla bocca per bruciare il residuo di alga.
Sta cercando di avvelenarci? No, stai cercando di avvelenarci? Cos'è questo schifo? Cos'è questa porcheria? È zuppa di miso e la diamo a chi lavora. Le lancio il piatto in faccia e mi alzo in piedi. Vedi che lei si inchina per terra. Mi dispiace di avervi offeso, signori, non volevo essere così scortese. Cercherò di portare qualcosa di vostro gradimento. E si allontana tenendo la testa bassa. Io la guardo un po' sbalordito. Non ti piace? Ma che affronto è? Capisci? Non ho dato fuoco a niente? No, beh, tu, non è quello, ma non ti piace? Del cioè, ci ha dato da mangiare dell'erbaccia? Ma no, si mangia... Non è un affronto questo, non la prendi come... Dicono che miso voglia dire cacca di capra in elfico. Ok, se è cacca di capra reagisco come ala in ritardo. No, alghe, ma è un'alga che si chiama cacca di capra. Ah, ok. E poi il miso non è l'alga. Se tu... Anda... No, è un piatto un po' insulso, però si mangia. Sì. No. Sì. Questa si mangia l'erbaccia. Cosa sei, una capra? No, però per mare, quando non c'è niente di meglio, e l'unica cosa che sono rimasti sono i mozzi da mangiare. Meglio il mozzo. Dipende. E Carter si risveglia in quel momento. Credo che derivi da lì il modo di dire mozzico. Sì. Non conosco abbastanza dell'argomento per poter confutare la tua affermazione, quindi la darò per buona. Sono migliaia di anni di vita e di esperienza. Quindi la darò per buona. Comunque, non c'è nulla in questa casa. Non è un'offesa, quindi? Ci dato da mangiare dove cagano i pesci? No, sono fatte crescere apposta. Hanno una vasca dove le fanno crescere, non ci sono pesci. Cioè, questa cosa la coltivano? Sì. Coltivano erbacce? Coltivano anche. Non gli hanno spiegato niente, lo sapevo che gli alfieri erano adatti a fare... Beh, forse è meglio che mi vada a scusare. Ma come preferisci? Io berrò un goccetto. Vai a cercare la donna? Terrore. Non è difficile, segui l'odore di cibo dove diventa più forte. Donna, Marivel. Maravel. Maravel, ma mi prego, mi chiami come è più facile per lei. Va bene, donna. Maravel. Mara andrà benissimo. Mara. Scusa, non volevo reagire in quel modo, è che non sono abituato a farmi servire erbacce disgustose dalla gente. Capisco che i nostri usi siano molto diversi da quelli. Non farò mai più. Comunque nessuna offesa. Comunque è blu. Lui, sì. No. Beh, ma per lei è un umano. Ah, come gli elfi tutti uguali. Esatto. Cioè. Comunque, non tutte le razze di Ardutan sono razziste. Non fatelo mai più, ma nessuna offesa. E io non lo farei neanche. Io piuttosto, se vuole, posso dare fuoco alla vostra coltivazione. No, perderemo molti soldi. Di quella porcheria. C'è qualcuno che paga per questa roba? Profumatamente. Torno di là. Ho scoperto qualcosa? Ah. Sì, che qua sono tutti idioti. È fin lì. Sono elfi. Coltivano, non è che abbiano molto altro. Ah, nient'altro? C'è una piccola biblioteca. C'è nient'altro lì? Una mappa. E un'indicazione della mappa? Sì. Sappiamo dove andare? No, perché sulla mappa non è indicata fortezza dove tengono tenuto il demone distruttore. Ci sono le montagne. Sarà lì. Le montagne sono un paio di giorni. Che famo? Siamo qui a aspettare o andiamo? E io a questo punto riposerei. Giusto. E non mangiate niente di questo posto. No, ho già mangiato. Arriva di nuovo la donna e ha delle ciotole. Se c'è dentro il tofu le sputo in un occhio però. Di riso. Ah, ok. E una ciotola più grossa che sembra in mezzo per tutti quanti, in modo che tutti possano prenderne quanto ne vogliono. Di una specie di brodaglia marroncina molto speziata dall'odore. In cui vedete galleggiare diverse cose, tra cui verdure diverse, carne. Io stavolta guardo lei con il sorriso finto tipo mezzo, mentre sempre col cucchiaio lo metto dentro e faccio nel piatto, poi lo ritiro e faccio. Andrebbe versato sul riso. Buonissimo, grazie, Mara. Io me lo mangio tranquillo, sono abituato ai cibi esotici. E spingo, è bello piccante. E spingo la ciotola di riso verso il centro del tavolo, guardandola come dire, grazie, ho apprezzato molto.
senza però mangiarlo. Ah, che deperisci poi, eh? Arrossirò una mucca. Va bene. Non ho visto mucche. Non ce ne saranno da qualche parte. Pollo? Non ho visto neanche polli. Un rock? Che cazzo di fattoria hai mai visto tu, Al? Beh, ti mangiamo per un po'. No, però si butterebbe un sacco di roba. Non lo so. No, ma... ci saranno centauri qui in giro. Miconidi. A sto punto uccidi un elfo e mangialo, no? Che, un elfo che mangia queste cose, secondo te fa schifo. E sai, un rock che mangia gli elfi che mangiano queste cose, siamo sempre lì. No, perché sarebbe già morto. Mangi il pesce. Sì? Il pesce cosa credi che mangi? Le alghe. Sì. E allora perché un elfo non va bene? Mangiamo un elfo. E vedi che la tizia è terrorizzata e sta uscendo sempre. Ah, dell'elfo? Sta uscendo dalla porta andando lentamente indietro e senza cercare di guardarvi nei giorni. Cioè, ce lo stanno andando a prendere. Dopo qualche attimo sentite del vociare in una delle stanze di là, ma è un po' sommesso perché ci sono dei muri in mezzo, sentite proprio... E dopo qualche altro minuto torna l'elfo, signora, che vi aveva accolto. Oh, e buonasera. In allegria, Ha provato questa roba? Scusate, non volevo. No, no, mia no. Mia moglie vi portasse. Che fai? Lui apprezza. Ah, ok. Abbiamo. Quando arriva l'elfo? Abbiamo una consegna in corso proprio per voi, però la serviremo nella stanza esterna. Va bene. Si chiama cortile? Io prendo e esco. Tu prendi e esci e l'elfo rimane lì e lo può portare fuori per quando vi consegneranno l'elfo e... Non vorremmo, no, ma sto comodo, separarvi, grazie. La porteremo noi. Chiamo altri due tizi che sollevano la sedia, wow, e ti trascinano fuori mentre mangi. Essendo un tipo marinaresco, l'ondeggiar non mi è non molesto. Ti dà fastidio. Non mi è molesto. Esatto. Appoggiano Grindain fuori, apparecchiano una tavola, sentite che chiudono la porta e poi un sprangano. Lucchetti chiudono le finestre, spengono le luci e vi abbandonano lì. Fuori dalla casa? Sì. Io aspetto 5 minuti guardandomi intorno, aspettando l'elfo. Ok. Carkedir si è addormentato sul divanetto. Credo... Beh, io ci ho provato. A far cosa? Do fuoco a un campo. Ma... Vai, fai una bella prova di... prontezza di spirito e occulto. E grazie anche a Matteo Scandolin che ci ha regalato i suoi dadi di vampiri che hanno il simbolo della camarilla. Mi sa che ho dato 4, fuoco 10. Al campo. I 10 valgono 2 successi, vi ricordo, in Exalted. Quindi sono 8. 10 successi su 9 dadi. Alla faccia di Pustorino che l'ultima volta su 15 dadi tirati fece 2 successi. Io ho 10 successi su 9 dadi. Lo voglio fare molto controllato, esattamente se vedo il campo, quello delle alghe. Sì, e non solo, potresti essere così preciso da scrivergli qualche cosa se vuoi. Da lasciargli giusto un... Sì, con le lettere belle grandi, belle in bold. Fa schifo. Gli scrivo... di un po' di elfico che so, che ho visto così, gli faccio la runa nel campo delle alghe con... Elfi vegani, per voi solo tulipani? Ridacchio mentre dice questo, io sto controllando le fiamme. E dice, l'ospitalità è importante. Senti che nessuno da dentro la casa sta assolutamente cercando di fare rumore. Poi mi avvicino e faccio tipo... con le mani e movimenti rotatori per farmi un po' di fumo nel naso. E ti rendi conto che non stavano coltivando solo alghe, ma c'erano diverse erbe aromatiche in giro. L'odore in realtà è buono del campo. Vedi? Quando fallisce il secondo motivo per cui le fiamme sono importanti, che è il cambiamento,
Il potere distruttivo torna sempre utile. Impareranno una lezione. Andiamo? Hai visto, però? Sì, sì, io sto a posto adesso. Andiamo. Ah. Non vogliamo riposare, però? Io sto riposando. Io guardo una casa bella. C'è una di quelle meglio tenute? E vedi che la gente sta uscendo dalle altre case e sta chiamando i vicini con... Quella, vedi che sono appena usciti. Possiamo entrare lì. Io seguo Grindel perché su questo è più esperto lui. Prendo il divanetto, trascino il divanetto con su un carchio. Ancora 5 minuti, mamma! E chi te sveglia? No, Brumilda, lasciami in pace. Oggi non ho voglia. Tiro uno scopanotto. Quella è mia! Giù le zampe! Ah? Chi? Più veloce! Eh? Stai tirando il divanetto un po' troppo lentamente. Il dioretto. Divanetto, che dioretto! Grindelwald, pensiamo alle cose importanti, ah. Dobbiamo riposare per poi partire domani. Sì, stiamo entrando. Scusa un attimo, occhio alla testa. Toc! Entriamo brutalmente in una delle case da dove sono usciti dei tizi. E appena entriamo chiudo. Clac, 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 clac. Chiudo le persiane. E qui si usa anche spegnere le luci. Giusto. Riposate, fuori sentite rumore di fiamme che devastano i campi, gente che urla portate altri secchi e cose del genere. Ah, è sempre bello dormire con la musica melodica. Che per te è come la ninna nanna. E ti addormenti pacifico. Non è controllabile. Oh, che bella dormita. Sognando brucia, te. Brucia. Ora smettetela, mi fate arrossire. Stai facendo un sogno scottato. Al mattino, quando ti svegli al camfer, vedi che c'è Karkadir che ti sta fissando. È a un centimetro dalla tua faccia. Tu apri gli occhi e lui è lì a tanto così da te. Sogno orribile, mi rigiro dall'altra parte. Sogno orribile, stavi urlando. Svegliati. Sono sveglio. Svegliati. Sveglio. Hai svegliato me, innanzitutto. Ti ho svegliato? Sì, urlando. È un sogno bellissimo. No, non credo proprio da quello che urlavi. Come no? No. Sentivo le urla, le fiamme che crepitavano. All'inizio, sì. Poi hai iniziato a delirare qualcosa. Non portatela via. No, adesso no, qualcosa del genere. E sei andato avanti finché non hai svegliato me. Quasi hai svegliato pure Grimdain. Quasi. Forse, parlavano di... No. Vabbè, non ricordo comunque, niente. Se sono sveglio io, sei sveglio anche tu. Sì, ora lo sono. E svegliamo anche Grindelwald. Finga la barca, lascialo andare. Ok, ci penso io. Si avvicina a Grindelwald. Un po' paura. Estrae dalla tunica... Ti sembra una polverina incolore. Sembra talco, ma non è. Esatto. E gliela butta in faccia. E tu senti un bruciore fortissimo sulla faccia. Ti svegli con tutta la pelle che senti quasi ti si sta per staccare da quanto ti brucia e gratta questa cosa che hai addosso. E c'è Karkadir che ti sta fissando. Oh, funziona! Ottimo! Porca mordiglia! Se brucia, pensa che le fiamme sono il cambiamento positivo. Beh, non ne ha tutti i torti. Se uno mi svegliasse così rischierebbe veramente. Cos'è che gli hai tirato in faccia? Ah, una cosa che non ho fatto io, perché sai che noi non ci possiamo fare del male. Ma ho pensato, se rubo qualcosa agli elfi, gli elfi possono fare del male a Grimdain. E la mia teoria funziona. Cosa hai rubato? Hai lanciato quella cosa con la mano di un elfo? No, ho rubato questa cosa prodotta da un elfo. E quindi se prendo compro una spada gli posso tagliare la testa? È un'ottima domanda. Forse. Potremmo risolvere il problema Rama. Prima vediamo come va questa cosa dell'altruismo. Ma mi sembra stia andando male. Fermo un attimo lì, fammi provare una cosa. Non ti farà male. E so che non gli sto facendo male. Non ho sentito niente. È tipo incassato nel muro. Ma non ho sentito niente.
do fuoco a un pezzettino di legno e glielo tiro. Tipo fiammifero. Ok. E glielo tiro. Ti arriva addosso un fiammifero. Fa tuc. Embe. Lo riprendo e glielo appoggio sul braccio. Embe. Continua a non fare nulla. Ne accendo uno, ci accendo un altro, lo accendo un altro ancora con lo stesso e glielo faccio vedere sul braccio. Sembra scusa, non facciamo nulla. Prima così, prendo una sedia e la spezzo sulla schiena carica di... Che cacchio dire, a questo punto però non sta più lì a guardarti fare queste cose. Passaci i dadi. Cioè mi state usando no, come bellissimo. Dammi il cassettino. Macchina da crash bellissima. Non ho capito. La sedia. Dead escalated quickly. Lui cerca di schivare, tu attaccalo. In Exalted funziona che chi attacca dice come attacca, chi difende decide come difende. Si fa la differenza di successi e successi e poi spontaneamente. Vabbè, ti ho detto, sedia che è lì, mi giro e mentre si sta disincassando dal muro. È un tiro di rissa più forza. Già, e purtroppo sarà petite la cosa. Lui invece schiva e fa 2, 3, 4, 5, 7. È una miseria, non posso praticamente farcela. Beh, se fai tutti i 10, sì. No, ho fatto un 9 e un 8. Vedi che la sedia si sfranteca contro il muro. Karkedir era già basso di suo e è andato proprio piatto per terra come fanno i migliori pistoleri che si buttano per terra per evitare i colpi e rotola di fianco. Ma sta fermo, devo verificare una teoria! Ho già verificato io per te, non ti preoccupare! Ma no, non sono sicuro, cambia, nessuno ha spezzato mai una schiena con una... una sedia con una schiena. E quella da dove pensi che arriva? Quella cosa? Ti giri, c'è un'altra sedia rotta, che non è quella che hai usato tu. No, oh, perché ti sei spostato? Io non l'ho sentita. Ho già verificato, sì, ma è un riflesso condizionato. Vabbè, mi sembra stupido sprecare energia allora, sta fermo che ci voglio provare anch'io. Abbiamo delle cose più urgenti da fare, Grindel. Le scintille non si liberano da sole, abbiamo ancora 2 giorni di cammino. Va bene, allora andiamo. Però adesso che so che sono 2 giorni di cammino... Vedi che sta proprio contando con le mani. E... mi servono altri 3 dadi. Ah, se pensate che in Exalted si tirino tanti dadi, questa è solo la seconda edizione. Nella terza edizione ho ascoltato delle puntate, sono arrivati a tirare 50 dadi. No dai, 50 fa schifo. 50 dadi. Cioè, ho capito che siamo esaltati, appunto, però... 1, 2, 3 successi, 4 successi. Vedi che traccia un segno per terra, ci mette il piede sopra... e scompare. Allungo un piede. Vedo se succede qualcosa sul suo segno. Lo tocchi? Sì. Scompari. Al camfer. Al camfer. Hai visto scomparire prima Karkedir che ha tracciato dei segni per terra e poi Grimdain che ha toccato quei segni col piede. Io uso il mio sguardo di Cerni Spiriti. Ok. Che fa? È un tiro di... No, spendo 3 punti, devo anche tirare. Mi pare proprio di sì. Beh, anch'io per i furti devo comunque fare la prova del furto. Non sempre, in effetti. Lo sguardo di Cerni Spiriti. 221. Avevo quasi azzeccato la pagina. Ah, ce l'ho se vuoi. Ma ce l'ho anch'io. Costo... No, tipo riflessivo, ok. Non c'è tiro. Prendo, sono perso. Devi spendere 3 moti. Sì. Dura una scena. Uh-huh. E permette al personaggio di vedere, sentire, odorare, percepire, ma non toccare le creature immateriali. Tra cui fa esempio di demoni, diavoli, quelli che viaggiano. Fantasmi, dei. E mi guardo intorno. Allora, non ci sono creature... divine o demoniache. Chiaramente stava per Karkedir, a me non è lì. Vedi che c'è solo un residuo di una di un'impronta di Karkedir e di Grindain sul simbolo che ha tracciato per terra. E però guardando in lontananza
fuori dalla finestra, vedi che ci sono molti spettri che girano intorno alle fattorie. Nessuno sembra notarli e sembra che loro facciano i fatti loro come se fossero in una città. Ok, e io mi guardo intorno cercando di vedere Carcadine finché non faccio niente. Ok, allora fai un tiro di percezione e consapevolezza, che è sottonotte. Tre successi. Gli spettri vedi che stanno effettivamente facendosi la loro giornata come se fosse una normale giornata in città, per cui c'è quello che sta comprando qualche cosa da un altro spettro, quelli che stanno chiacchierando tra loro mentre camminano. Sembrano spettri di? Elfi. E da quello che ti ha detto ieri l'elfo, sono sicuramente quelli che erano qui quando la città quando è stata distrutta dal demone distruttore. Mi voglio vedere dov'è Carcadir. Carcadir, adesso che aguzzi un po' più la vista e lo sguardo degli spiriti attivo, vedi che non è assolutamente qua e c'è solo un filo di energia magica che va nella direzione delle montagne, che parte esattamente dal simbolo tracciato per terra. Mi siedo di nuovo sul letto e aspetto che faccia, abbiano finito la loro cosa. Ok. Ma io spunto fuori di là con Tu ti ritrovi ai piedi della montagna. C'è Carcadir lì di fianco che sta guardando la parete della montagna e ti indica un punto, ti dice: credo che sia quello lasso. Allora, su cosa? La fortezza che cerchiamo. È una montagna. È una montagna. Guarda quel picco là sopra. Non può essere naturale un picco con i merli. E non intendo gli uccellini. Ah, ecco, no, perché stavo chiedendo se eri razzista nei confronti dei merli. No, intendo i merli, quelli sulle torri dei palazzi. Ah, li ho visti. Dici? Guarda, è là, basta guardare. Se tu non fossi ubriaco tutto il tempo, forse vedresti le cose. Se non fossi ubriaco tutto il tempo, credo che passerei tempo a uccidere gente. Quindi è meglio se sono. Lo fai anche quando sei ubriaco. Pensa come sarei. E comunque, dove cazzo è finito al camper adesso? Credo di non avergli detto di seguirmi. Non che tu l'abbia detto a me. Ma tu sei un pochino più intelligente a questo punto. Me. Guardando le stat, anche no. Ma le stat non contano niente. Sei streetwise. È un diverso. Tu pensa che state facendo i nostri giochi da pezzenti. Cioè, dobbiamo tornare indietro. Vai qua, non ti muovere. Ok. Vedi che traccia un altro segno per terra. Riscompare, ricompare davanti ad Al. Al. Non ti ha visto. Shh. Al. Perché sei seduto a braccia incrociate, a gambe incrociate in questa catapecchia da pezzenti e non sei venuto con noi? Perché ho visto tu che te ne andavi, pensavo ti nascondessi la grinda. E non è nascosto qui da qualche parte? No, siamo andati ai piedi della montagna. Così, senza dir niente? Eri qua nella stanza, ho detto, potremmo andare verso le montagne. Certo, perché è normale. Uno ti spacca una sedia sulla schiena, tu fai una capriola e ti teletrasporti alle montagne. Dovevo capire che dovevamo andare lì alle montagne. Abbiamo parlato per altri 5 minuti. Ma io stavo guardando gli elfi. Ho capito, se tu vivi nel tuo bel... Comunque metti il piede su quel disegno! Calmino, metto il piede sul disegno. Arrivate tutti e tre ai piedi della montagna e c'è Carcadir che è proprio dietro. Cazzo! Porca puttana! Cioè, perché sono andato a prenderlo? Non potevo abbandonarlo con quei due! E poi tieni, bevi. No! C'erano un sacco di spiriti di elfi che continuavano a vivere, a fare la loro vita come se non fossero mai stati annichiliti. Quando? A proposito di spettri, chiedono anche di chiedere se è nato prima l'uovo o il drago. Prima l'uovo e il drago? Agli spettri elfi. Ok, poi glielo chiederemo. Quando li incontreremo. Che andavano avanti, cioè questi patetici. No, quando? Fuori dalla finestra. Ma quando ti ho chiesto che mi fregava? Ah, molto divertente, arguta come cosa. Complimenti. Grazie, è colpa degli elfi. Abbassano il mio livello d'umorismo. Sì, conta che continuano a fare i loro fatti senza rendersi conto di essere morti. Quindi pensa che idioti. Sono elfi. Vabbè. Non tutti gli elfi sono idioti.
La linea del drago ci ha portato fino qua, ma noi dobbiamo scalare fino là sopra. Eccola, c'è di difficile. Spostaci. No, non hai capito come funziona. Posso seguire le linee del drago, non posso arrivare non esattamente. Non ce n'è una che va nella montagna? Non vanno in genere verso l'alto, vanno verso il basso. Non possiamo seguirla anche verso il basso? Noi dobbiamo andare verso l'alto. Non era rinchiuso nel sottosuolo, incadenato. Ma le montagne hanno un suolo che... Il sottosuolo in una montagna potrebbe essere sopra il livello del mare, non sotto. Proviamo sotto, visto che possiamo andarci velocemente. Perché ti ho portato con noi? Non potevo abbandonarti. Se ho delle buone idee, non prendertela con me. Qualcuno di voi ha una corda? Vedi che vi prende tutti e due per le braccia, vi sentite trascinare, non come avete fatto in maniera elegante con il simbolo tracciato per terra. Questa è proprio una cosa del vabbè, già che lo dobbiamo fare, facciamolo velocemente. Vi sentite trascinare lungo una di queste linee energetiche e magiche. Vedete scorrere di fianco a voi roccia e pietra per qualche minuto. Un drago, uno scheletro. E dopo vi ritrovate ai piedi della montagna. Ve l'avevo detto che non c'era niente qua sotto. Quindi cosa fa? Va sotto la montagna e poi esce continuando nel sottosuolo per altre miglia e risale? Esatto. Allora lo sappiamo. Ma non fidatevi mai di Karkedir. Ha solo qualche miliardo di anni in più di voi. Cosa ne potrà sapere lui? Non ci sei mai stato. Beh, qua. Qualche migliaio di anni in più di noi, quando ne sono passati miliardi. Ho detto qualche miliardo, non qualche migliaio. Beh, ma se sono già 10 miliardi, un paio di miliardi in più non cambia niente. Cambia. Ad ogni modo, se volete io posso portarvi su se abbiamo una corda. Vi posso rendere la scalata più agile. Con una corda per arrivare là sopra? Sì, vi attaccate alla corda e vi porto su. Io mi posso aggrappare direttamente a te. Sì, ma in due no. Beh, è un problema di anni. Posso anche aspettarvi qui. Ma non vorremmo mai separarci da te. Dov'è il tuo altruismo, Arla? Vi sto permettendo di fare le vostre cose. Ma non dovremmo fare noi le nostre cose. Questa non è una nostra cosa. È una nostra cosa di ma tutto il gruppo. Ma non può portarci tutti e due? Posso. Io sicuramente non mi metterò a scalare una montagna. Un pezzente qualsiasi. I miei poteri non sono più quelli di una volta. Sono più potenti, ma da un altro punto di vista. Diciamo che avrei qualche problema a liberarmi in volo come facevo un tempo. Ma? Posso far esplodere la montagna, ma credo che quello non rientri nel concetto di altruismo. E mi avete già detto di no perché potremmo uccidere chi stiamo cercando. Lancio di dadi. Quindi, o saggio Karkedir. Fammi guardare soltanto cosa una cosa. La tua saggezza e i tuoi innumerevoli miliardi di vita. Miliardi di vita. I miei miliardi di vita mi dicono che dovresti essere un pochino più propenso all'azione invece che stare seduto ad aspettare. Eri seduto ad aspettare che noi tornassimo. Eri seduto ad aspettare che noi facessimo le cose in montagna. È così che fanno gli altruisti. No, gli altruisti fanno. No, aspettano. No, io quelli, facevo. Quelli non mi sono altruisti. Mi avete sempre rotto le scatole. Ma tu facevi le cose sbagliate. Il problema non è non fare o non fare. Non esistono cose sbagliate se vengono fatte da me. Per non c'è provare. E comunque, qual è la tua soluzione? Ok, vai. Seguirò quello che dici, sensei. Ok. Hai detto che credi di poterti trasformare in demone? I demoni no. Possono volare. Chi l'ha mai detto? Tu, ieri. Non è vero? Sì. Non ci hai provato? Non ci sei riuscito? Ma ci hai provato? No. Ti assicuro. Prima di fare quella colonna di fuoco che ha distrutto Aion. Posso evocare un demone. E fatti portare dal demone allora. Ma non vola. Perché? È un demone. Sì, ha le ali. Non ha le ali. Sì. No, è una grossa scimmia pelosa. E si arrampica perfettamente allora. Ma posso usare gran parte del mio potere per evocare una scimmia pelosa e farmi portare come una portantina elfica? Se tu non fossi un cacasotto... pigro come sei? Lo guardo male, proventimi dirlo. Toc! Vede che probabilmente il mio altruismo sta per finire. Fai un tiro di persuasione. Aspetto. No, aspetto senza proprio... Senza dirgli niente, lo voglio intimidire. Ma aspetto è proprio l'estetica e basta. Voglio intimidirlo di estetica. Ma non tipo è accendendomi di fiamme. Vuoi fare persuasione. Coolness. Eh? Coolness.
e ascendente. Ma non voglio dire niente, non è persuasione, è carisma al massimo. Carisma, non aspetto. Ok, carisma e ascendente. Gli altri tre dadi. Qui che serve il successo, peccato. 4. Poi non lamentatevi dei miei dadi che non si leggono. Questo secondo voi che cosa sarebbe? Doveva andare per esclusione. Probabilmente un 1, un 10, un 1. E la vacca, la rosa della... Cos'è? L'aveva cancellato apposta? No, mi sa che è semplicemente stato sovrausato. 4 successi. Vabbè. E allora fatti portare tu da Grimdai. Comunque, mentre loro stanno parlando e si stanno guardando, io li ho presi e ho cominciato a correre su per la montagna. Sì, cioè mi stai trascinando di faccia sul versante roccioso, perché io non cammino su una montagna. Io sì. Sì, quindi tu mi stai tenendo per un braccio e mi stai trascinando tipo sacco di patate per faccia sul monte. Per la cintura, sto tenendo su. Ti riesci a tenermi su? A 4 di forza, ce la fa sì. Tranquillamente. Forse sono i tuoi pantaloni che non ti reggono, se caso. Ma lui ce la fa. Devo spendere 4 di moto. Ok. Moti. 4 moti, non 4 di moti. Che deste spendo l'esterna. In genere spendi prima l'esterna e quando hai consumato l'esterna spendi quella personale. E con quelli adesso, senza fermarmi, perché se mi fermo casco, posso correre su qualsiasi superficie. E infatti ti avvii verso quello che hai riconosciuto dopo che Karkedir te l'ha indicato essere una fortezza. Non morire tu. Cerco di aiutarlo io come posso, cioè non faccio appeso morto. No, magari ogni tanto metti i piedi. Sì, esatto. Per tenerti più che altro una bella esplosione di fiamme dietro per spingere. Jet Afterburner. E andate velocemente verso... E Toblerone. No. Verso la fortezza. Venuto il singhiozzo. A te la tosse, lui singhiozzo. A te adesso uno starnuto. E prima di giungere effettivamente all'ingresso della fortezza, vedi che a un certo punto lungo il fianco della montagna c'è una serie di gradini che portano fino alla fortezza, e all'ingresso della fortezza vedi che ci sono delle guardie. Vi lascio dalle guardie? Mm-hmm. Ok. No, come ci lasci dalle guardie? E continuo a correre e li mollo davanti alle guardie e continuo ad andare avanti. Salve, vorremmo entrare in questa bellissima... Buongiorno! Fortezza. Le guardie hanno già estratto le alabarde e ve le stanno puntando addosso. Chi vi manda? Vedi che entrambi hanno delle armature che rappresentano dei draghi. E la loro pelle è di un colore quasi di bronzo, un po' marrone ma metallico. E gli occhi sono gialli con delle fessure nere al posto delle pupille, come se fossero dei... Siete signori dei draghi? Chi vi manda? Siete signori dei draghi? Rispondi prima alla nostra domanda. Lui lo mando io. Appoggio una mano per terra. C'è un'esplosione di fiamme dove ho appoggiato la mano. Ok. E provo a evocare un Ermatinoi. Ok. Chi? La scimmia di sangue. La scimmia di sangue. Iniziativa. L'iniziativa, se non vi ricordate com'è, è un dado da 10 a cui sommate il vostro... Non sono presi di sorpresa? No. No. Ti hanno... Buongiorno, guardato. Salve, buff. Loro ti hanno già puntato le alabarde addosso. Era il dado da 10 più prontezza di spirito e destrezza, se non ricordo male. Era la somma di qualcosa per così. Era prontezza di spirito e destrezza, se non ricordo male. Non l'hai visto. 16. Quello bianco. 8 e 7 15. In realtà non è vero, sono onesto, ho fatto 9. Perché avevo fatto 2 per il primo tiro. Strano. Grimdain, sì, Karkedir invece fa 10.
e le guardie con le 1. Cioè con 10 ha fatto 10? Ah no, con è 10 ha fatto 1. Ok. E le guardie invece fanno 11. Ma non me l'avevi detto che potevo evocarmi le zoccole? Cioè? Neo male, costruttrice di carne, demone del primo cerchio. Le Neoma vivono secondo un patto, e cioè che devono eseguire i doveri di una cortigiana con ogni essere che sia disposto a pagare il suo prezzo. Una Neoma esegue ogni atto sessuale, eccettuati quelli che convolgono la morte di uno dei partecipanti, in cambio di un pezzo di carne. Però poi fa... e poi c'è una parte inquietante. Ogni Neoma ha dentro di sé una torre di fuoco e ottone di stagno che può filare dalla sua bocca nella forma di una conchiglia nautilo. All'interno di questa torre a spirale ella sazia le bramosie e i bisogni di ogni creatura che la chiama. Ok. Nel reame demoniaco queste torri punteggiano il paesaggio, innalzandosi nel corso di ogni giorno e rimanendo per una settimana o più, finché lei non raccoglie abbastanza carne da fare una creatura e in quel momento scaglia il bambino senza vita nel fuoco che brucia sulla sommità della torre, assorbe la vita e trae il suo primo respiro. Ah, madonna mia, che roba. Mentre urla e piange, la Neoma risucchia la sua torre dentro la sua bocca e se ne va, lasciando il suo strano bambino a cavarsela da solo. Madonna che mia. Roba inquietante. Comunque, il primo in teoria è Grindain. Ah, siamo noi di Exalted, poi vediamo come funziona evocare le cose. No, tecnicamente... Forse io non potevo... No, forse io potevo diventare quella. Non mi ricordo qual era il potere che mi dovevi dare. Secondo me è che tu diventavi quella cosa lì. Perché era il demone del fuoco. Esatto, era come Hal. Comunque sul manuale del master c'è gioco delle tre carte siderali. Va bene. Vai, dimmi. Io visto che stavo continuando a correre quando gli ho mollato giù loro, sono dietro alle guardie e voglio fare due azioni. Ok. Estraendo il pugnale per tagliare a entrambi i tendini delle gambe. Ok. Le caviglianze. Va bene. Poi andrò a aggiungere il successo che mi scrivo la cosa. Va bene. Così riproviamo anche questa cosa delle due azioni. Le due azioni. Mi serve un attimo al manuale. Al camper. Ti tengo la pagina, però dammi il manuale un secondo, grazie. Mi pareva che diventasse due azioni totale meno due. Pare anche a me, azioni multiple 124. Vedi a giocarci una volta all'anno cosa succede. Già noi tendenzialmente, a parte te, abbiamo bisogno di 10 partite. Un personaggio che intraprende due azioni meno 2 dadi per la prima azione, meno 3 per la seconda, eccetera, eccetera. E va a scalare, se ne volessi fare 3 invece diventerebbe meno 3, meno 4, meno 5. Esatto. Per ogni azione in più è un meno un dado. Ok. Ok. 7, 8. Domanda. E consigliano di tirare comunque sempre con più erboristeria. Per essere sicuri. Allora, la domanda è: visto che io immagino che il pugnale sia l'artefatto, l'artefatto incanto come 3, faceva qualcosa, era qualcosa, non dedicava qualcosa? Non lo sai perché non l'avevi mai usato. Esatto, quindi che ci faccio? No, non ti cambia nulla con l'attacco. Va bene. Primo attacco. Non avete mai passato nemmeno un minuto a cercare di capire cosa fanno i vostri artefatti, tranne lui. Perché lui lo fa. Perché il suo era il bastone di fiamme ed era evidente cosa facesse. Non me lo ricordo cosa faceva però. Non l'ho scritto. Allora, primo attacco sono 1, 2, 3, 4, 5 successi. Lui tenta di schivare. No, parare. Perché con la spada più dadi. Lo sto prendendo di schiena, anche. Sì, e lui si mette la spada dietro. Quanti successi hai fatto? 4. Sì. 2, 3, 4, 6, 7 successi. Vedi che pensavi che fosse completamente dedicato ad Alcanfer e Karkadir, e invece con un gesto
quasi impercettibile, mette la spada dietro la sua schiena e si rigira cercando di mettersi in posizione d'attacco nei tuoi confronti. Tant'è vero che tocca alle guardie. No, ancora una. Ah, giusto, tu facevi due magie. Perché lo volevi fare anche sull'altro. Esatto. L'altro invece schiva. È andato in me. Un 10, quindi vale 2. 3, 4, 5. 2, 3, 4. Quindi hai fatto un successo. Quindi è un danno. E però vedi che il tuo pugnale taglia molto più in profondità, ma vedi soprattutto che rimane una piccola pellicola nerastra sulla ferita che impedisce alla ferita di cercare di chiudersi. Per cui sono danni aggravati. La guardia che ha parato si gira e ti attacca con la spada e sono 4 e 3, 7. E come reazione? Provo a... Hai il pugnale in mano già, quindi potresti parare oppure schivare. Mi sa che tu hai più schivare che parare. Chi lo sa? Parare devi vedere... schivare più destrezza. 2, 3, 4 successi. Yuppa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Au! Senza fare nemmeno il minimo sforzo, pari la sua spadata. Mentre l'altro, schiva. Vedi che si concentra, i suoi occhi da rettile si illuminano per un attimo di una luce rossastra. E vedi una luce gialla partire verso l'alto della torre ed entrare in una finestra. Mi sa che quello è un allarme. Tocca a Karkadir. Karkadir, va a spegnere l'allarme. Ragazzi, io ho già fatto un sacco con i teletrasporti, vedo cosa posso fare. E per un nanosecondo vi sembra che stia dicendo qualche cosa molto molto sottovoce e vedete da una delle guardie iniziare a uscire del liquido verdastro dai lati delle orecchie. È verdastro. 1, 2, 3, 4, 5... E vedi che quello che ti aveva parato il colpo e di cui tu hai parato il colpo si gira verso il suo compagno e gli punta la spada alla gola dicendo: fermati! Al. Ripeti un secondo. Uno ha iniziato a far uscire bile e sangue. No. No. Dalle orecchie gli è uscito un liquido verdastro dopo che Karkadir ha sussurrato qualche cosa sottovoce. E questo si è girato verso il suo compagno, che è quello che era stato ferito, dicendogli fermati. Ok. Io teoricamente non ho idea di quello che possa fare. Perché io ho solo una spell che costa 30, che è tutto quello che ho. Basta. No, vedi anche altro. No. Sguardo di Cerny Spiriti. Attacco che trancia spiriti. Solo per gli spiriti. Sangue e olio bollente. 30. Contro magia di Zaffiro e se no quindi attacchi genericamente. Con un pugno? Con no, col bastone che fa danni da fuoco. Ah, però non ce l'ho segnato. Ah, artefatto? Sì, c'è l'artefatto. Background? No, artefatto. Che è background? È un background? Sì, artefatto. È un background. Attacco con un background. Attacchi con il bastone che è un artefatto. Il fatto che sia un artefatto è qualcosa che ti viene dal background. Ok, ma non sommo l'artefatto. L'artefatto non sono i pallini, ma sarà forza e mischia più forza o destrezza. Va bene anche destrezza perché stai cercando, quindi faccio cagarissimo, non posso fare niente, sto fermo.
mi allontano un po'. Puoi comunque cercare di fargli dei danni da fuoco con un incantesimo, come hai fatto l'altra volta. L'altra volta ho fatto il sangue bollente per uccidere Eibon, prima per fare tutto il casino alla locanda a cui avete. No, quella era Flavor. Non saprei come fare, cosa faccio? Puoi cercare di attaccarlo facendo una prova di intelligenza e occulto. E allora quello che è stato ferito, perché non ho trovato l'incantesimo quello per trasformarmi, ci sono solo evocazioni. Se no c'è uno che ti trasforma in un golem, tipo. E che per non so se era quello. E? Questo non d'aspetto. Preparo l'azione a quando uno di loro attacca Grimdain. Ok. Grimdain. Di nuovo due azioni. Sì. Su quello che ho riuscito a finire che ha sparato i raggi laser dagli occhi. Fa sembra un fulmine. È protetto da scudi termici, sentinella Lucifer. 3, 4, 5. E lui prova di nuovo a parare. 4, 5, 3. 1, 2. Ammazziamoli tutti! 2. Quindi 3. Se non ne ammazzi neanche uno, vado all'in, te lo dico. Anche perché sono quasi le 11. È ancora lì, no? Sì. Come se la prossima secondo volta non ricominciassi con gli stessi cose. Tra l'altro io non ho dormito, quindi in realtà ho zero moti. Vabbè, comunque ti basta... No, abbiamo dormito. Sì, ma poi ti basta stare tranquillo senza dormire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 successi. Sempre sullo stesso? Che fa? Ha due reazioni? Prende, no, non agisce dopo. 3, 4, 5, 6. 6. Claudio, ma mi stai? Ti abbarca! E tu ne hai fatti? 6. E quindi? E quindi para. Para tutto. Para, ma è ridotto comunque male perché gli hai già fatto 4 danni aggravati. Ah, minchia. Che coglione, però. C'è il coltello che fa aggravati? È brumida. Che cazzo. E. Le guardie. No! Cosa stai facendo? Fermati! Perché l'altro gli sta tirando una spadata. Ti avevo detto di fermarti! Domanda, io cosa avevo fatto col bastone della sorte? Avevo preso solo i moti. Mi sa solo l'energia. Avevi accumulato energia e mi sa che avevi lanciato qualche incantesimo di fuoco. Se non ricordo male. Come hai fatto? Non lo so, non fare domande. 1, 2, 3, 4, 5... Non sono aggravati, ma sono sempre 5. Quanti punti fai darli? Questo era l'ultimo colpo di grazia. Gli pianta proprio la spada nel collo. Vedi che si gira verso di voi. La io porta non ho fatto niente. È aperta. Clunk. Era così difficile? Farò in modo che altri non vi seguano. E si mette davanti alla porta. Mi giro, Karkadir è cosciente? Karkadir è cosciente. Però vedi che è proprio appoggiato tipo a una roccia. A tre botti. Do una mano a Karkadir a rimettersi in piedi. Faccio, sei stato tu lì, immagino. E chi doveva? Ottima idea. Essere. E mentre lo tengo su, gli appoggio una mano, tipo per come sorreggerlo, sul lato sinistro della testa. E gli sparo dal palmo delle fiamme dentro l'orecchio. Che cazzo fai? Perché? Cerco di... provo a passargli qualche moto. Vai, una prova di sicuramente occulto e ti direi prontezza di spirito, che è quella generica della White Wolf, che quando non sai come fare qualcosa è prontezza di spirito. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette successi. Ok. E voglio fargli un po' di male. Cioè non danni, ma che senta un po' il fastidio e quanto potrebbe essere sottile la mia rabbia. Gli consumi un punto di forza di volontà. Però
gli ridai tutta la sua essenza personale. Tutta? Bene, a 13. Ah, essenza personale, perché aveva usato anche la personale? E aveva già usato tutta quella esterna e quasi tutta la personale. Quanto mi tolgo? Togliti, tu hai fatto 7 successi, toglitene 7. Però il fatto che tu gli abbia fatto male gliene hai dati un po' di più. Ok. Perché gli hai fatto consumare il punto di forza di volontà. Va meglio? Insomma, non ci sento più tanto bene di qua, però. Ah, passerà. Cosa? Aspetta, dillo di qua. Andiamo avanti. Ah, non credevo. Va, andiamo. Entrate. E la fortezza che vi trovate davanti è molto, 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 molto austera. Quanto? Molto, 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 molto. Molto, molto, molto. Quanti molto? 5. Molto, 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 molto. Austera. Per darvi l'idea, se avete visto Kung Fu Panda, è la torre dove tengono imprigionato sì, insomma, la tigre malvagia. Era una tigre? Sì. Era una tigre bianca, mi pare. Era un felino, grosso, grosso felino. L'interno della fortezza è quasi completamente vuoto. Vedete che al centro c'è un pozzo che scende molto in profondità. Non ci sono scale, non ci sono corde, non ci sono rampini, non ci sono punti di aggancio. Vedete che al piano di sopra c'è una... c'è il soffitto e evidentemente c'è una botola che entra al piano di sopra. E dal piano di sopra sentite che si stanno muovendo delle persone. Cacchio, hai idea di dove dobbiamo andare? E immagino di sotto, dato che lo tengono sottoterra, no? Era un leopardo della neve, delle nevi. Un leopardo. Ed era Tai Lung. Ok, ed era grigio non bianco. E immagino che sarà di sotto. Andiamo di sotto, allora. Come? Grimdain? Pensavo che per sfondare una botola bastaste voi. La botola è là sopra. Il pozzo va giù. Io faccio... Ah, c'è un pozzo? Sì. Andiamo giù. Però prima vogliamo liberarci di quelli che di sopra. Vedete qualcosa di sotto? Io non vedo nulla. Magari voi ci vedete meglio. Tipo una fiammetta? Fai luce? Adesso, Non è che sono la lampadina. Non so come sia una lampadina, ma... Fa niente. Hai 50 torce, probabilmente. Non ero io, ero un'altra vita. Punto il bastone di sotto e sparo una palla di fuoco. Ok. Vedi che... La luce minima per me. Minima. La palla di fuoco scende per parecchio, effettivamente. Peccato che ci fossero delle scale e le bruciate. No, no, non c'erano scale, non ci sono corde, non c'è nulla. E va giù per parecchio tempo. Facendo una rapida stima... Fai un tiro di intelligenza più... Percezione. Più investigare o conoscenze. Che domande fai? Conoscenze. Sono tre... Vale. Non uno. Uno, due, tre, quattro successi. Cinque. Sarà un centinaio di metri. Quando finalmente tocca qualcosa e fa... Puff. Mi attacco al braccio di Grimdain. Ah, è lunga, Va bene. Troppo? Posso pensarci io. No, ma no, 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 scendiamo. Non ho ancora capito come controllare bene questi poteri. Mi sembrano molto istantanei e bisogna vedere bene come funzionano. Carcadier, ci sei? Tu vai avanti, io vi raggiungo. Sicuro? Sì, sì, non ti preoccupare. E andiamo. Hoppa! Io mi spendi altri moti? Sì. Spendo altri 4 moti e di nuovo sluppa stile del piede di ragno. Se ci fosse Ongo, so che farebbe questa cosa. Mentre tu corri verso il basso, starebbe a braccia incrociate sulla tua schiena, perfettamente in equilibrio. Che, ma non ma è dato caso. Che invece al camper è tipo aggrappato così a te. io aggrappato al braccio che ogni tanto con l'altra mano libera per bilanciarmi faccio delle fiammate. Sì, ma anche perché poi, visto che è in discesa in questo caso, a parte il girarsi a testa in giù tipo sequoia di Gardner, che brutta roba,
appena arriviamo alla parete laterale verticale. Scusa una cosa, tu al sequoia di Gardalan, che è quello lì che va nell'acqua. No, quello non, quello non è sequoia. Stai pensando al Colorado Bot. Tu. Ah, ok, perché quello, se c'era una cosa a testa in giù, dico che giostre sei andato. Quanto ero fuori quando le facevo? No, il sequoia è quello che sta in mezzo alle vecchie montagne russe. No, sulla parte verticale non la faccio di corsa, la faccio tutta in derapata. Ok, quindi tipo perché... segui il pozzo così e poi prendi la corsa e sci, fai la scia. E arrivi praticamente in scivolata al piano terra. Oui. Vedi che sei arrivato in fondo a questo pozzo, c'è un pianerottolo. E una scritta "vi ho fregati". Al centro di questo pianerottolo, che in realtà è solo un bordo intorno a un secondo pozzo che parte ancora più in basso, in mezzo è attaccato un piccolo pezzo di legno tenuto con delle catene attaccate a questo pianerottolo. Vedi che le catene sono fatte in modo da staccare velocemente delle leve e far cadere il pezzo di legno in profondità nel pozzo. Aspetta! Sì? Mi attacco? Prendiamolo! Ci sono tre catene, ci sono tre guardie per ogni catena. E al centro di questa piattaforma di legno c'è una creatura non più grossa di un gnomo. Oddio. Incatenato. Di cui non riuscite a vedere praticamente nulla se non dei ciuffi di pelo che escono da sotto le catene, perché ci sono svariati giri di catene intorno a lui. Grossi come le catene d'ancoraggio delle petroliere. Esatto. E le guardie vi guardano e vi dicono: sapevamo che stavate arrivando. Non sapevate chi, però. Salto dalla schiena di Grimdane mentre sto ancora atterro lì trasformandomi. Ok, volete ritirare l'iniziativa o teniamo quella di prima? Ritiriamo! Vai! L'unico diverso, quello sotto marmo, quello di marmo, quello di marmo è l'unico diverso, dai. Perché quello 7. Trasparente no, invece. 7, 14, 18. Sempre passa il manuale. Daglielo pure. Guardo il coso del golem. Daglielo pure. Manto, su. Su. Loro fanno 9. No, le guardie sono qua dietro. Esatto. 17. Sempre primo Grindline. Io sto arrivando ancora in derapata. Anche perché questo potere dura una scena. Quindi. In realtà potresti ancora correre. Esatto. E voglio fare tre azioni. Come faccio a sapere quanto costa una cosa se qua non c'è scritta? Se non c'è scritta non costa. Ma neanche il sangue d'olio bollente c'è scritto che costa. E tu però mi hai scritto 30. Senti che lo stai guardando, giusto? Costa 30m. C'è scritto costo. Ah, 30m, pensavo fossero i metri. Si costa scritto... 30 metri, eh? Beh, dai, costo. Aspetta. No, ok, guardare la scritta costo. Ma in un incantesimo... Quando vedi un 30m, senza neanche guardare che è costo, pensi che sia la gittata. In genere, sì, ma visto che c'è scritto costo, okay. Subito prima. Il proprietario originale del PGV dice: vi basta rompere le catene e addio guardie. È quello che voglio fare. Perché vuoi che queste catene siano più forti della lava? Io lo vorrei, dice una guardia. Io, mentre sto correndo ancora in scivolata, cerco di fare alle tre guardie di quella catena il una borsetto. Guardia, una catena, non tre guardie per una catena. Ah, ho capito, tre guardie per una catena. No, tre guardie e tre catene. Ah, tre guardie e tre catene. Ok, vai. Ok. Però arrivi talmente in velocità che volendo potresti fare il flip e tornare al punto. Voglio fare l'infallibile tecnica di borseggio. Ok, cosa fa?
Però nella fattispecie non posso, perché devo fargli lo spirito del furto in piena vista. La differenza sta, una è la versione avanzata, l'altra è quella base. Ok. Quella base non mi permette di fregare le cose in piena vista o tenute in mano. Mm-hmm. Mentre quello avanzato sì. Ok. Il cosa fa nella precisione? Ho bisogno di un secondo. No, no, è vero, non ho bisogno di quello, hai anche ragione tu. Queste ve le ho stampate da me. Queste sì, infatti ci ho riflettuto su un secondo. Tecnica per evitare le porte. Vabbè. Perché no? Sì, sì. Si tratta di aprirle. Se qualcuno ti lancia una porta, puoi usare la tecnica per evitare le porte. Ah, questo prodigio è rubare qualcosa in piena vista entro l'essenza solare in metri. Il personaggio deve essere in grado di trasportare l'oggetto, va bene. Non può rubare le cose che sono in uso attivo, includendo di nuovo gli artefatti armonizzati. Vabbè, quello. Il personaggio è automaticamente successo a rubare l'oggetto. Se un altro prodigio contesta questo effetto, si fa una prova contrapposta. Allora, loro prodigi che possono evitare questo effetto non ce l'hanno, perché hanno cose di guerra e magia, ma non hanno nulla per evitare che gli rubino le cose. Le possono riparare, però, se vi interessa. Per rubare un oggetto che non si riesce a raggiungere dall'altra parte della finestra, al di fuori di una cella, della cella del personaggio, il personaggio deve anche spendere un punto volontà. Ma è a portata. È a portata. Quindi, però io non ho capito se devo utilizzarlo. Il costo vale per ogni singolo furto? Prova la Draconis, che non mi spento. Vabbè. Apriamo anche quella, non è un problema. Perché il punto è che qua ti dice quel. Odo, dunque, aspetta, questo è. Decidi tu. Primo passaggio. Non posso rubare tutti e tre, o posso rubare a tutti e tre spendendo tre volte tanto? Puoi rubare a tutti e tre se spendi per ognuno. Ok. E l'altro è le cose in oggetto attivo. Tu se che cosa gli vuoi rubare? L'arma. Sì, non sono attivi perché avevano la mano sulla catena, quindi al momento non vi stavano ancora. Ok. Non erano ancora con l'arma sfoderata perché preferivano tirare la catena ed evitare che prendeste la creatura. Perché infatti invece nella versione più soft ti dice il personaggio non può rubare cose in uso attivo come una spada in mano a qualcuno. Quella non la potrò mai fregare in nessun modo. Vabbè, quindi? Va bene. Quindi spendi? Spendo un fottio, tra l'altro. Mentre tu cadi e fai la hero pose con le fiamme intorno. Più GTR. Ok. E le butto giù dal. Tu arrivi talmente veloce che sembri solo un'ombra che le torce riflettono sulla parete di roccia. Ti fermi di fianco al camfer con le tre spade in mano e fai ops. Tutti i tuoi. Io salto. No, perché ero prima tocca le guardie. Io sto ancora in aria saltando. Yeah. Allora. Una delle guardie tira la leva e vedete che una delle catene si è già staccata ed era la guardia più vicina a voi, che per evitare di essere colto, impreparato, ha già staccato la sua catena. Vedete che la pedana ondeggia un attimo. Dopodiché si mette in posizione di combattimento simile a come avete visto fare parecchie volte a Ongo, ma meglio. E si lancia contro Grindel. Piacere. Ma quanti attacchi puoi fare? Quante azioni puoi fare? Tirare una leva non è un'azione. No, sarà pesante. No. Non voglio mica che uno ci si appoggi per sbaglio e si stacchi. Oh! Sì, perché è meglio quello che è l'alternativa. Tu cerchi di schivare? Sì. Cosa vuol dire cercare di schivare? Devi usare una tua azione dopo, no? No. Hai una reazione. Quando ti attaccano hai sempre una reazione. Però se ti attaccano in due hai un malus dopo al sì. Ti attacca e fa un 2 successo.
Ok. Due. Sono qua. Gli altri... Dimmi come lo vuoi parare. No, schivare, anzi. Schivare? Io ero sul bordo. Parlo con la sua spada. No, io ero sul bordo. Ho buttato le spade. Oh! E lo lascio sul bordo a lui. Ok. E... Siccome non posso buttarlo giù, immagino, perché... No. Però è lì. Sta lì. Le altre due guardie, vedi che mettono entrambi le mani in posizione per concentrare dell'energia. Fanno la Kamehameha? No, vedi che si concentrano e si stanno aiutando l'un l'altro. Attento. Due, tre, minchia, tre successi. E vedete l'aria intorno a voi diventare sempre più fredda, perché vedete che il vostro respiro inizia a vedersi, tu inizi a fumare perché anche senza fare nulla sei talmente caldo che il vapore inizia a uscire da te, e appena sotto i tuoi piedi una mano gigantesca per un essere umano di ghiaccio si attacca e sorge un elementale del ghiaccio. Perfetto. Tuo, quello è tuo. Io devo andare sulle guardie. Cazzo. Che si avventa su di te. Io sto in aria e se sto saltando dalle spalle di Grindel quando era sopra. Sì, e lui è più grosso di un essere umano. E sta facendo... Sta stoppando il tiro a canestro. Io adesso tipo 5-6 metri sopra. No, non è un problema. È grosso. Quindi si è tirato tutto su. Sì, sì. Non è nel pozzo, è proprio sul pianerottolo. E regge? Sì. Ok. Vuoi schivare in qualche modo, evitarlo? No. La prima schivata è gratis, eh. Ah, ok, allora sì. mi può anche dire no, perché io sono al camper e non evito le cose. E prendo sberle, va perché bene. Mi piace. Cos'è che è per schivare? Schivare più destrezza. Schivare da queste... Zero. Più destrezza. Più tre. Lui ha fatto tre successi. Zero. Ok. Ti schianta con un pugno di ghiaccio nel muro. Tu non perdi il tuo momentum. No, mi va bene che mi abbia schiacciato sul muro. Ok, sono tre danni. Dove li segno? Sotto. Qua. Dove ci sono i danni. Questi. Non hai livelli di assorbimento, immagino, perché non hai segnato nulla lì sopra. No, non ancora. Quindi sono tre danni. Ok. Penso che in realtà non sia qua, perché questi qua sono quelli di volontà che ti segni, ma quelli sono di qui. Sotto, sì. Ah, ok. Mentre volontà ce l'è. Non sono aggravati e non sono letali per ora. E tocca a te, al camper. Io allora evito di fare questo facendo prima, perché c'è questo che mi rompe le scatole. Le guardie mi sembrano ancora concentrate sulla cosa? No, ti sembra che ormai abbiano evocato l'elementale e non abbiano più necessità. Però hanno ancora delle level lì. Sì, loro non si sono spostati. Ti spezzi? Corro sul braccio del golem. Urlo, brucia bastone di Alfin a bruciare Mordiggian, me lo spacco addosso, diventa una colata di lava che mi circonda, guadagno riduzione del danno e tutto quanto. In più posso creare innumerevoli armi da ovunque voglia, che arrivano fino a 2 metri, perché ho essenza 2. Quindi mentre corro salto su una delle guardie. Può fare un attacco solo, no? Puoi farne più di uno di chiare inizio, però. Ogni attacco che fai in più è un meno qualche cosa. Ne faccio 2 allora. Ok. Perché con uno... allungo il palmo tipo Spider-Man quando devi sparare e esce un aculeo di magma solidificato. Ok. Che lo prende, cerca di prenderlo in petto, e poi dall'altro apro la bocca, si inizia a creare del magma e puff, un altro aculeo dalla bocca sull'altro. Allora ho più 2 in forza. I miei attacchi hanno precisione più 1. Ok. Diventa 3 più mischia 3, quindi sono 6 più 1 di precisione. Sì. Diventa 7. Meno però uno, meno 2 il primo. No, meno 1 il primo, meno 2 il secondo, meno 3 il terzo. Meno un dado. Prima mi hai detto meno 2 il primo, meno 3. Perché sono 2 attacchi, meno 2. 3 attacchi, meno 3. Appunto, il primo, meno 1. 2 attacchi, meno 2. 3 attacchi, meno 3. 4 attacchi, meno 4. Per adesso vabbè. Facciamo così. Sì, il master. Va bene, va bene. Quindi tolgo un dado. Mi sa che mi sono spiegato male prima. Tolgo un dado o mi toglio un successo? No, taglio un dado proprio. Ok. E provo a colpirlo. E lui prova a schivare. Un po' di dati però
Che non va bene per un caster. Due uno, successi. Due, tre, quattro successi. Sono due danni? No, no, i danni sono forza più 6 letali. Porca troia. La presa in mischia sono più 8. Quindi 8 danni. Letali? Sì. Letali non sono quelli base? Sono, non gli aggravati, okay. Quelli... Forza più 6, letale. Però. E l'altro? Uno, uno. È sempre uno. Sullo stesso? No, l'altro era sull'altro. Ok. Quindi è di nuovo il pull. Uno, due. Quindi lo schiva. Questo riesce a schivarlo. Quando poi atterro dopo aver fatto il doppio aculeo, sbatto i pugni uno contro l'altro, si spacca l'involucro di magma, esce un po' di lava e si riforma. Ok. E vedi, guardandoti un attimo con lo sguardo incagnesco, che quello su cui hai lanciato il dardo di prima è... No, no, secondo me non sono dardi, sono tipo le lance quelle lì di... Ha una lancia piantata nel collo, attaccato al muro e adesso... Allora non ritiro la lancia. È sorretto solo dalla lancia, che è l'unica cosa che lo sta tenendo in piedi, perché sennò sarebbe accasciato a terra morto. Dura due ore. Però ho già sono rimasto a tre personale. Okay. Ah, ti devo dire se ho speso il personale? Sì, giusto? Perché si attiva la, ne ho spesi 10, la tua anima. Ne ho spesi 10 di personale. Ok. Cioè 20 di esterna e 10 di personale, sono tre. In questo momento hai il simbolo della casata dello Crepuscolo. Crepuscolo. Illuminato sulla tua fronte in una fiamma purpurea fortissima che è impossibile da nascondere, e sta illuminando a giorno la stanza. In più, dammi un secondo, perché fa anche una cosa. Perché fa anche una cosa. Tu sei del crepuscolo. Cioè, ho due incantesimi. È come se io fossi un personaggio con due incantesimi di nono. Che puoi lanciare uno solo, una volta al giorno. Però quando lo fai? Basta. Però non sono incantesimi, solo incantesimi di nonno. Adesso che attiva la tua anima, se ti colpiscono, invece che perdere livelli di salute, puoi spendere invece essenza per resistere all'attacco. Però considerata quanta essenza ti rimane, lo puoi fare solo una volta. C'ho due di essenza. Appunto. Ah, quindi perché non puoi andare a zero? Puoi andare a zero. Non muori? No, non hai abbastanza essenza per farlo più di una volta. Perché costa due? Costerebbe 5, però. Ah, ok. È figo e lo facciamo succedere, se no non succede mai. Se no non serve a niente ai primi livelli. Puoi deviare un colpo altrimenti mortale o ridurre un attacco fino a renderlo inefficace. Ok. E poi non so di te, ho resistenza. Ho resistenza tipo 10 e 10 U e assorbimento 10 e 10 U. Quelli qua sotto. Ah, ok. Sei quasi invulnerabile sostanzialmente. Sì, per due ore. Però ho finito tutti i punti. Però intanto sei quasi invulnerabile. Grindyne. Io sono davanti a quello sul ciglio. Cammino in avanti e basta, tenendogli lontane le mani. Fino a che i miei piedi arrivano... Ah, scusa, non ho bisogno di respirare. Sono immuni al veleno e non subisco effetti dalle temperature. Boom. Poi mi dà, ancora qualcosa. Mi dà assorbimento 10L, 10U e durezza 10L, 10U. Assorbimento è tipo per le magie? E durezza per i colpi? No, assorbimento è per il combattimento e la durezza non lo so. Se dovesse saltare fuori, okay, lo so. Guardo io qua. Comunque, continuo a camminare avanti fino ad arrivare al bordo, proprio sul ciglio. Io mi metto lì con le punte. Giù. E fai una prova a questo punto di Orissa. Che non hai. O mischia? No, perché sì. Non hai. Sì, hai. Però lo pungolo col pugnale. Lo pungolo col pugnale. Non gli sto tirando un colpo, ma. E destrezza. E lui cerca di fare la stessa cosa. Perché non è schivare. Non lo stai. Non gli stai facendo danno, lo stai buttando di sotto. Sì. Quindi lui ha 3 e 3. Che merda. 1, 2, 3. Lui cerca di trovare una posizione più stabile con i piedi, ma a un certo punto c'è il tipico sassolino che si stacca sotto il suo stivale di metallo pesante e cade di sotto. No!
Io gli faccio la finta di lanciarmi giù per prenderlo. Sì. Non ti ha preso, scusa. E rimani in orizzontale, sì, perché tanto lo puoi usare per tutta la scena. Lo senti cadere, non senti il rumore in fondo di quando si schiaccia. Deve essere molto profondo questo pozzo. Ottimo. Non cadete di sotto. Tu forse ti puoi salvare, sì, ma tutti gli altri no. E se ho ancora un minimo di movimento, vado da Slane. Correndo su una delle catene, vai da Slane. Ok, ho visto cos'è la durezza. La durezza è un finto assorbimento. Mm. Cioè, se non ti passano col danno del grezzo la durezza, non ti hanno fatto assolutamente niente. Ok. Se la passano, conta l'assorbimento, ma non si sottrae la durezza. Ok. Corri in mezzo e vedi che è veramente completamente ricoperto di catene. Ti sembra anche che le catene gli coprano la bocca e ti sta dicendo: Grimdain, liberami! Che cazzo sei tu? Come? Rotar, il signore dei distruttori! Ah! Sblocca le catene! E una delle guardie si gira, ti guarda e ti fa con piacere e tira giù un'altra leva. Tu rimani tranquillamente appiccicato alla cosa che ormai sta penzolando solo per ma una siccome catena. Ma non posso stare fermo in un posto, sto ballando una tipica danza marinara. Mentre l'altra guardia e il golem ti attacca a te perché sei rimasto lì. Come at me bro. Schivi. Sembra che solo il golem mi stia venendo ad attaccare. No, anche la guardia sta. Allora il golem lo schivo. Due successi. Sono due danni che non ti fanno un cazzo. No. E la guardia invece stunk. Vedi che sta concentrando la sua energia e sta cercando di sciogliere la tua armatura. Sta lanciando un incantesimo? Sì. Lancio dispel. Lui sta lanciando dispel. Io gli dispello il suo dispel. Vediamo chi fa più alto. Vince. Il mio però aspetta, il mio è il dispel avanzato. Perché è quello della seconda cerchia più potente di sto cazzo. Tira il francesismo. Vabbè. Tira due dadi in più. Cosa sarebbe? Intelligenza più occulto. Occulto. E due dadi in più. Sì. Perché è quella di Zaffiro. 1, 2, 3, 4, 5. La madonna. A me ci sta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi che si scontrano a metà i vostri incantesimi e il tuo lo consuma in una fiammata di cui non lascia assolutamente nulla e gli arriva quasi addosso. Ho bruciato le anime. Se vuoi salvarti, forse salta. Ho ancora una catena da staccare. E tocca a Grimdain. Non tocca a me. Ah sì, giusto. Scusa, tocca a te. Non tocca a me. Sono ancora una catena da staccare. Ah. Stacca la catena! Vediamo se ti sarà facile così. E faccio uscire due aculei dalle braccia in flavor mirato alle due spalle. Tentando di staccargli le braccia. Ok, lui prova a schivarli tutti e due. Come fa a schivarli tutti e due? Schiva tutti e due, c'è un meno uno alle azioni dopo. Ah, okay. Anche se non fa altre azioni. 5, 6, 7. 3, il primo. 1, 2, 3, il primo. 4, c'è anche un altro 9. E allora hai preso di 1? 9 letali. Il secondo mi sa di uno solo. Uno solo. Ma il primo bastava per ucciderlo perché gli strappo le braccia. Lo pianti anche lui nel muro dietro. Lui è rimasto con il braccio nel muro, ma il corpo avanti. Si guarda per un attimo il braccio, dopodiché difficile tirare le leve così. Cade nel pozzo. Io spacco la leva. Tipo con un calcio. Fai una prova di... Beh, se si tira verso il basso, io lo do verso l'alto per spaccarla. Non sai esattamente se... Le ho viste tirarne due. Sì. Fai una prova di intelligenza più...
E tu mi faccio volare giù tutti. Più investigare. Veramente io ti ho urlato tante cose. Fagli sblocca la leva. Sblocca? Si tira laggiù. Precipita Slane. Precipita, ma si sbloccano le catene. Tiro fuori Slane. Slane con Grimdine. Sì, ma Grimdine sti cazzi, tanto so che si può salvare. Comunque ho fatto 2, 4, 5 successi. Ok, la spacchi in un modo che non faccia cadere tutto. Torno di là, mi avvicino a Slane. C'è ancora un Slane gigante. Sta è penzolante a testa in giù, non credo che tu possa avvicinarti a Slane senza essere come Grindan che si appiccica alle cose. Ah no. Perché è attaccato solo per una catena penzolante così. E io cerco di sbrogliare le altre che devono essersi liberate. Vai, fai una prova di destrezza più furto. Più erboristeria. Più erboristeria, come dicono le voci nella testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, non ci metti molto. Lo liberi e vedi che c'è... Tu te lo aspettavi un gigante di 2,5 metri, quasi 3, come era Rotar una volta. È un cagnolino con le braccia da uomo e le gambe più o meno da centauro, alto 60 centimetri a far tanto. Ma ciao Cicci Puccettoso! Che ti guarda e ti fa, ce ne avete messo di tempo. Ho bisogno di staccare gambe! Perché siamo ancora qui? Vai su, io ti passo il tizio che ho ancora impalato per il collo. Ah, lo butta nel pozzo. È già morto, cosa me ne faccio? Non è specificato di persone vive. Ma tu, che cazzo sei? E qua si chiude la terza puntata di Exalted. Con errore tecnico verso la fine, non voluto. Non è, no, è perché la potenza del camper non è controllabile da un computer normale. O forse Mordigia non era d'accordo alla bestemmia, però. Forse Mordigia non era d'accordo. Come ben sappiamo, non ha preso bene la distruzione dell'universo. Exalted tornerà quando saremo in pochi o quando torna Jacopo. Quindi Jacopo torna. Il succo del discorso è questo. Anche perché a distanza di 6 mesi non mi ricordo più una mazza. Le regole proprio. Ma tanto il bello di Exalted è che viene giocato ad cazzo. Un po' così. Più tamarro è, più Locanis. E questa è la 200ª puntata di Fumble. Ha compiuto diverse cose, 200 puntate, 4 anni, 400 iscritti su YouTube. Di già 401 oggi. 401, a grazie. Proposito, visto che sappiamo che siete in di più ad ascoltarci, andate a iscrivervi su YouTube. Tanto pubblichiamo una volta a settimana, che ve frega. Non spammiamo. Puntuali una volta alla settimana. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, dove potete andare su qwerty.it/associati e diventare soci di Qwerty o donarci una giusta quantità di denaro che useremo per comprare manuali, comprarci la pizza, riarredare lo studio nuovo perché ormai ci siamo trasferiti e comprare altra birra quando avremo finito questa buonissima birra della Gilda dei Nani Birrai. Sì. Andate grazie a comprarla Pietro. Anche voi, grazie Pietro. Io le ho assaggiate tutte e tre, sono buonissime. Quella piccante è bella. Strano, non l'avrei mai detto. Cosa? Che le avevo assaggiate tutte e tre? Mi quella più buona? Quella più buona credo che sia la Scottish. Scottish, va giù che è una meraviglia. Sono 8 proprio... gradi e mezzo, quindi non è leggerissima. Quella che avevo preso io, la Draconis. La Draconis è quella belga, bionda. Che sono meno. Sono 6, mi pare. 9. 9? Ah. Sti cancro. Allora è solo quella peperoncino, che è che leggera. È più leggera. Perché c'è il peperoncino. Esatto. Grazie a tutti quelli che ci hanno donato qualche cosa in questi mesi. Andate a lasciare delle recensioni su iTunes a 5 stelle e dei commenti su YouTube. Abbiamo provato a fare il video su Facebook. Adesso è morto il PC, ma non sappiamo se sia stata colpa di Facebook o di cosa. Lo scopriremo la prossima volta. Esatto. Settimana prossima ci saranno degli ospiti, ma ve lo faremo sapere in settimana. Ricordatevi piuttosto che il 17 marzo c'è la puntata speciale dal vivo, live, dove potete venire a vederci di alla Fumble forgia. Alla Forgia degli Eroi a Piola. Alla Forgia degli Eroi. Eroi. La puntata si chiama La Forgia del Destino perché giocheremo a Clotes, che è il gioco che sto scrivendo, che è tutto sul destino e i fili che ti porteranno al... Io ci ho già giocato! Io ogni volta che ti sento dire tutto basato sul destino mi viene in mente solo Frankenstein Junior.
Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Anche se la frase più adatta di Frankenstein Junior per il gioco di Claudio è si può fare. Sì, è uno di quelli in cui si può fare quasi tutto e tutti hanno la magia a portata di mano. Detto questo, se volete venire alla forgia non dovete prenotare niente, l'ingresso è gratuito. Noi siamo lì da orario di cena per mangiare con chi c'è e poi faremo la puntata con chi c'è per guardarci dal vivo. Vi faremo sapere meglio esattamente a che ora saremo lì in giornata. Nel frattempo su Facebook trovate l'evento a cui iscrivervi per ricordarvi che ci sarà questa cosa. Noi ci sentiamo settimana prossima con Tredicesima Era di nuovo. Evviva 200 puntate! 200 e una. Buonanotte. Perché in realtà abbiamo fatto mezza puntata in più questa sera perché è saltato il computer. Siamo sfighetti. Buonanotte a tutti! Ciao!